Possiamo dunque procedere subito con l'intervento del presidente della Sfirs, Tonino Chironi. Buongiorno, un saluto a tutti da Cagliari, dalla sede della finanziaria Sfirs S.p.A., azionista unico di riferimento è la Regione Sardegna. Questo evento dal titolo Finanziamenti alle piccole, medie, micro e grandi imprese non vuole essere uno slogan buono per un convegno a tema, ma vuole essere un incontro per dare informative sugli strumenti finanziari che ci sono di supporto e a favore delle imprese. Spero anche che da questo incontro la Sfirs possa dare un proficuo contributo alle finalità che le associazioni di categoria intendono perseguire nelle loro attività tipiche al servizio delle imprese e dell'economia per lo sviluppo della Sardegna e dei territori. La stessa Sfirs per la prima volta vuole essere presente anche se in videoconferenza nei territori dove operano le aziende, nell'economia reale ed è anche una occasione per dare un vero segnale di cambiamento che la finanziaria vuol fare per mettere a disposizione dei sardi un buon credito. Per fare questo sono necessarie le professionalità e le capacità che già ci sono per indirizzare risorse finanziarie verso progetti strategici e la Sfirs si è già attivata per un profondo programma di rinnovamento e riorganizzazione che vuol dire facilitare l'accesso al credito, sburocratizzazione delle pratiche, meno burocrazia, più digitalizzazione e soprattutto tempi ristretti nelle istruttorie e nell'erogazione dei finanziamenti. Oggi in questa situazione di emergenza pandemica del Covid-19 e consapevoli anche della grave crisi economica rafforzata dal Covid-19, purtroppo siamo con un PIL a meno 9% circa stimato dall'Istat, siamo in un sistema di piccole e medie imprese che non favoriscono l'accumulo di capitale. Ci sono scarsi investimenti in capitale umano, innovazione tecnologica, investimenti in tecnologia. Poi, se pensiamo all'insularità, allo spopolamento, la scarsa densità abitativa, tutto questo determinano una situazione che rallentano lo sviluppo e fotografa la Sardegna come una regione in difficoltà. Diciamo che siamo passati da una pandemia sanitaria gravemente ricaduti ad una pandemia economica, sperando che non lasci cicatrici profonde sull'economia e soprattutto sull'occupazione. Al di là comunque del PIL stimato a meno 9 dall'Istat, essere ottimisti non è un male, lo sono gli economisti se pensiamo alle importanti risorse finanziarie dei miliardi messi in campo dall'Unione Europea, a partire da Francoforte con la BCE che a giugno del 2020 ha erogato prestiti per oltre 1.300 miliardi alle banche degli Stati europei. All'Italia sono andati 200 miliardi, di cui 94 all'Unicredito, 36 miliardi circa Intesa San Paolo, 14 alla BPER che controlla il Banco di Sardegna, tutti i prestiti che devono essere girati alle piccole imprese, condizionati anche a lasciare invariato l'ammontare dei crediti già concessi alla clientela. Anche la Banca Europea degli Investimenti ha messo a disposizione delle imprese finanziamenti sino a 40 miliardi in partenariato con le banche degli Stati europei per l'inclusione finanziaria legata alla diffusione di servizi finanziari digitalizzati. Passando poi a Bruxelles, con gli aiuti decisi dalla Commissione europea, e mi riferisco al programma SURE, intervento di 27,4 miliardi di supporto al rischio occupazione e quindi agli ammortizzatori sociali, alla cassa integrazione, il Recovery Fund, intervento per 750 miliardi di euro di aiuti all'economia degli Stati europei.
di cui 390 miliardi a fondo perduto o 360 di prestiti. All'Italia è andata la porzione più alta, circa 209 miliardi di euro, di cui 81,4 di fondo perduto, 128 di prestiti, risorse che verranno per una gran parte nel 2021 legati a riforme strutturali e a piani di investimento pubblico e privato. Di questi piani di investimento la porzione più alta andrà alla sanità. Quale occasione migliore per avere più medici, più infermieri, più presidi sanitari territoriali, una rete di internet per tutti i medici di base che comunicano dati necessari in questa ricaduta pandemica del Covid-19? Quale occasione migliore anche per far riprendere l'edilizia, se pensiamo a tutti gli ospedali chiusi negli ultimi 20 anni e quelli che funzionano fatiscenti tutti da ristrutturare. È anche un'occasione per far ripartire la filiera delle piccole e medie imprese artigiane che ruotano intorno all'edilizia. Passando poi al governo italiano che a forza dei decreti legge Cura Italia, liquidità, rilancio, ha messo in campo dei miliardi per le piccole e medie imprese, chiamata anche potenza di fuoco dall'ex PCM, che per il momento ha fatto solo una grande cassa di risonanza mediatica. Anche la Sardegna con l'accordo BEI-Regione, che è intervenuta per 200 milioni di euro che a favore delle piccole e medie imprese, che è chiamata emergenza fondo imprese, e sono in corso le strutture delle pratiche per investimenti sino a 800.000 euro a tasso zero, con un piano di ammortamento finanziario di 20 anni e con un preammortamento di 2 anni, vale a dire che dopo i primi 24 mesi si paga la prima rata. Poi si va a oltre gli 800.000 euro per prestiti sino a 10 milioni di euro, e qui interviene la Sfirsi con risorse proprie sino a 5 milioni di euro a impresa a tassi di mercato bassi, fermo restando che sino a 800.000 euro non si pagano interessi perché contributati dalla Regione Sardegna, non sono aiuti di Stato. Sappiamo che la Commissione europea ha congelato il patto di stabilità sino al 31 dicembre 2021 e prorogato al 2023. Poi in ultimo, perché non considerare anche i comuni, i piccoli comuni che a inizio dell'anno 2020 con i loro emendamenti previsionali hanno ridotto la Tari, l'IMU e concesso nuovi spazi gratuiti urbani alla filiera turistica, e mi riferisco ai ristoranti e bar. I temi sono tanti, c'è tanto da dire, ma una cosa è certa: prima c'erano le idee e non le risorse, oggi ci sono i soldi, ci sono le risorse ed è una grande opportunità. Come utilizzando il Covid come l'opportunità. Noi come finanziarie ci siamo per quanto riguarda finanziamenti innovativi. Mi riferisco alle misure Sardegna Fintech per prestiti digitali, anticipo di fatture digitali sino al 70%, quindi riguarda il capitale circolante, quindi la liquidità, sottoscrizione di cambiali finanziarie e del mini bond, che riguardano l'emissione di obbligazioni per piccole imprese, e interverrà sino al 49% come investitore la Sfirsi, la differenza con investitori privati per il tramite di società specializzate per reperire provviste necessarie per la sottoscrizione di questi mini bond. Questo mercato dei mini bond ha dimostrato una importante maturità dovuta dalle difficoltà delle piccole e medie imprese per crisi di liquidità dal lockdown, che è da 8 anni di vita, dal 2012 che è nata, ha aiutato molte imprese a raccogliere fondi che non hanno avuto risposte veloci nel sistema bancario,
e questo ha creato un interesse per nuovi percorsi di finanza alternativa innovativa, fra cui questi mini bond. La Sardegna è stata la prima in Italia a utilizzare finanziamenti innovativi e mi riferisco al pegno rotativo utilizzato successivamente da Cura Italia dal governo italiano. Ora lascio la parola ai funzionari per dare informative sugli strumenti finanziari che ci sono di supporto alle imprese, incluso il super bonus del 110%, che non vogliono essere interventi risolutivi, ma per dare continuità alle imprese e soprattutto per rigenerare quel importante entusiasmo, coraggio, per riprendere la strada di ritorno alla normalità, ma soprattutto per riprendere quel importante patrimonio di imprenditorialità, di esperienze, di capacità e di creatività di chi fa impresa, per uscirne da questo collo di bottiglia per lo sviluppo economico della Sardegna e dei vostri territori, che vuol dire benessere e soprattutto posti di lavoro. Grazie. Bene, grazie al presidente Tonino Chironi per il suo intervento iniziale introduttivo. Ora è collegato l'assessore regionale alla programmazione e bilancio, Giuseppe Fasolino, al quale do subito la parola, che illustrerà il ruolo della Giunta in questa stagione di sostegno e di aiuto alle imprese sarde. Prego, assessore. Grazie, Ignazio. Un saluto a tutti. Io non posso essere presente a Cagliari proprio per una condizione come quella che stiamo vivendo, in quanto sono in isolamento e oggi dovrò andare a fare il secondo tampone. Sono negativo, però per correttezza sono stato in isolamento. Volevo ringraziare prima di tutto il presidente Chironi, perché da subito lui ci ha mostrato con grande entusiasmo questa iniziativa, che è un'iniziativa molto importante, perché ci dà l'opportunità di stare vicino alle imprese, ci dà l'opportunità di un confronto con le imprese e ci dà l'opportunità anche di far capire, di spiegare quali sono gli strumenti che la Regione ha messo in campo, e insieme possiamo anche cercare di capire quali sono eventualmente altri strumenti che dovremo mettere in campo per cercare di sopperire a quello che stiamo vivendo. C'è una premessa fondamentale: nessuno di noi poteva mai immaginare di vivere quello che stiamo vivendo, e soprattutto nessuno di noi sapeva quanto sarebbe durato, quanto sarebbe potuto durare, quali sarebbero potuti essere i danni che questa pandemia al sistema economico avrebbe causato. E quindi i primi interventi sono stati interventi a supporto, interventi al supporto dell'emergenza che stavamo vivendo. Io devo dire che, come è giusto che sia, la Giunta, io ma i miei colleghi, ma soprattutto il nostro Presidente, che ha coordinato i lavori di tutti noi, da subito ha cercato di dare un input, da subito ha cercato di portare avanti gli strumenti che potessero aiutare al mondo economico regionale per cercare di andare avanti. Noi da subito, io mi ricordo, noi siamo un anno che stiamo vivendo questa pandemia, che stiamo vivendo questa condizione, e noi da subito, a partire da marzo, con la delibera numero 13/11, abbiamo attivato subito una serie di procedure per cercare di mettere in una condizione diversa le imprese, perché all'inizio pensavamo soltanto al rischio del pagamento dei debiti che le imprese avevano nei confronti anche delle banche, e quindi abbiamo cominciato a portare avanti una serie di iniziative di questo tipo. Poi, man mano che si andava avanti, abbiamo capito invece che la situazione era molto più grave, che
non era una situazione solo momentanea, che bisognava fare qualcosa di strutturale per dare l'opportunità alle imprese sarde di guardare al futuro, quindi di superare questo periodo che sarebbe potuto essere un periodo più lungo rispetto a quello che avevamo previsto, e così abbiamo messo in campo una serie di altri prodotti. Devo dire che questo ci ha aiutato un attimino anche a, insieme alla struttura, a trovare delle situazioni anche innovative, diverse rispetto a quelle che solitamente il mercato trovava, e andare anche oltre. Siamo stati, devo dire, la prima regione ad attivare un fondo molto importante come quello dell'emergenza per le imprese, che è insieme alla BEI, come ricordava giustamente il presidente, e dove la regione ha messo di propria iniziativa 150 milioni di euro, 100 milioni all'inizio e 50 milioni successivamente, e è stato fatto un accordo dove la BEI ne metterà altrettanto, per fare in modo che anche le risorse che metterà in campo la BEI possano avere delle condizioni simili a quelle delle risorse regionali. Abbiamo stanziato anche ulteriori 20 milioni per il pagamento degli interessi sui soldi stanziati dalla BEI, cioè sui 150 milioni che la BEI calerà sul fondo emergenza imprese, gli interessi anche su quelli li pagherà la regione. Le caratteristiche di quel fondo li ha già dette molto bene il presidente Torino Chironi. Vi voglio dare un aggiornamento. A oggi sono state deliberate 118 operazioni per il Fondo Emergenza Imprese per circa 80 milioni di euro, e abbiamo erogato a oggi 42 milioni di euro per circa 60 domande. Adesso si sta facendo una proiezione per quelle che per le altre operazioni legate anche agli ulteriori 150 milioni della messi in campo dalla BEI, però siamo molto fiduciosi sul risultato finale di questa operazione. Abbiamo cercato di poi capire man mano come dovevamo intervenire anche per tutti i settori che erano colpiti dalla pandemia, e quindi c'è stato un continuo volersi incontrare, volersi confrontare per capire esattamente quali potevano essere gli strumenti migliori per far ripartire la nostra economia. E ancora non è finita, ancora siamo qui a cercare di capire che cosa dobbiamo fare, e ancora abbiamo voglia di stare vicino a voi, di cercare di capire con voi quali sono gli strumenti che possiamo mettere in campo, perché è fondamentale che la regione sia a fianco del mondo economico, è fondamentale che sia a fianco al mondo delle imprese, perché sono queste che reggono l'economia della nostra isola. Lunedì siamo partiti anche con il bando per le grandi imprese alberghiere. Ieri abbiamo pubblicato il bando per i taxi, un altro settore molto colpito da questa situazione economica, ma siamo ancora qui a disposizione per discutere eventuali altre emergenze, siamo ancora qui a disposizione per discutere quali potrebbero essere degli strumenti anche innovativi, anche diversi rispetto a quelli che solitamente siamo abituati a valutare, da mettere in campo per sostenere voi, per sostenere la vostra ripresa e per sostenere la ripresa della nostra regione. Questo è stato l'input da subito del nostro presidente, è stato anche molto fermo da questo punto di vista. Se vogliamo far riprendere l'economia in Sardegna, dobbiamo far ripartire le imprese. Quindi tutti insieme dobbiamo concentrarci per mettere in campo più strumenti possibili per far questo, e noi, io con i miei colleghi, abbiamo cercato di farlo. Adesso, ripeto, non è ancora finita, ma noi siamo ancora qui a lottare con voi e capire tutti insieme quali saranno gli strumenti migliori per potervi dare una mano e far ripartire la nostra economia. Bene, ringrazio anche l'assessore al bilancio e programmazione Giuseppe Fasolino per il suo intervento. Ora scendiamo più nel dettaglio tecnico degli argomenti che saranno trattati in questo convegno, e do subito la parola al dottor Marco Naseddu del Centro Regionale di Programmazione, che illustrerà gli strumenti finanziari nella fase di programmazione 2021-2027. Prego, dottor Naseddu.
Grazie dottor Artizzu, buongiorno a tutti. Presidente Chironi e l'assessore Fasolino hanno già inquadrato, entrando in dettaglio e nel particolare, l'ambito di lavoro in cui stiamo operando. In particolare è interessante constatare come l'iniziale approccio che prevedeva l'utilizzo delle sovvenzioni degli aiuti di Stato come principale elemento di sostegno per il sistema di produttivo regionale sia stato affiancato nel corso dei precedenti cicli di programmazione, quindi per la programmazione 2007-2013 e nell'attuale, quello che si sta concludendo, che dà poi l'avvio e il passaggio al 21-27, che è il 14-20, nei quali abbiamo potuto maturare una significativa esperienza che va messa a valore, va messo a valore il lavoro che abbiamo sin dall'inizio portato avanti con la SFIRS, ma va messo anche a valore il lavoro che il sistema pubblico ha cercato, in una stretta integrazione col sistema privato, di poter sopportare e sostenere per aiutare le imprese. Quindi noi siamo passati da un sistema rispetto al quale avevamo a disposizione fondamentalmente sovvenzioni e quindi gli aiuti di Stato, ad un sistema in cui abbiamo introdotto gli strumenti finanziari cosiddetti, che attraverso prodotti quali le garanzie, i prestiti e il finanziamento del rischio, forme anche di equity, quasi equity, quindi tecnicismi legati alle modalità con le quali sostenere i diversi comparti del sistema produttivo isolano, ha consentito di poter supportare meglio le PMI e anche le grandi imprese attraverso una sinergia tra sistema privato e sistema pubblico sempre più evidente. Questo ha portato in uno schema molto semplice che rappresenta la strategia per la crescita e l'inclusione finanziaria che la Regione Sardegna sta da tempo portando avanti, quindi ben da due cicli di programmazione, come si è arrivati alla combinazione tra le procedure di aiuti di Stato, quindi le classiche sovvenzioni, con tutte le loro prerogative, tutte le loro potenzialità, ma anche con i loro limiti, che in alcuni casi sono risultati evidenti, e gli strumenti finanziari, operando anche a condizioni di mercato, cercando di aiutare le imprese a inserirsi nel sistema del credito, perché è fondamentale, come dicevo, lavorare sia con la nostra società finanziaria, che opera come intermediario finanziario all'interno del sistema del credito e quindi come soggetto che ha tutte le prerogative degli intermediari privati, ma al tempo stesso anche con le banche, gli istituti di credito, per rafforzare il sistema del credito e per operare come sistema pubblico nell'ambito dei fallimenti di mercato, cioè nelle aree in cui dobbiamo maggiormente noi sostenere come pubblica amministrazione le imprese, il lavoro che però è fondamentalmente quello dei soggetti privati, cioè garantire l'accesso al credito, garantire l'inclusione finanziaria. All'interno di questo panorama, come vedete in questa slide che riassume in pochi passaggi ben 14 anni di attività, quindi due cicli di programmazione come dicevo inizialmente, noi abbiamo provato a, tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea, implementare, a costituire strumenti finanziari sin da subito. Abbiamo avuto la crisi finanziaria nel 2009-2010, il credit crunch, quindi tutte le difficoltà del sistema in generale del credito a sostenere le imprese, per cui siamo intervenuti col famoso fondo regionale di garanzia per cercare, quindi mettendoci alla prova con uno strumento così importante, così capiente, ben 283 milioni, iniziare a costruire questo approccio nuovo, questo passaggio a strumenti finanziari piuttosto che le sole sovvenzioni. Ma abbiamo al tempo stesso introdotto anche il FRAI, lo strumento che nasceva per consentire la reindustrializzazione nelle aree industriali che sono entrate in crisi, che poi è stato nel tempo affinato e si è passati dalla filiera tecnologico-produttiva anche a sostenere la filiera turistico-ricettiva. Poi il fondo di Venture Capital Ingenium e infine il fondo di partecipazione Jessica. I primi tre riguardano il sostegno attraverso garanzie, finanziamento del rischio e prestiti alle imprese. L'ultimo invece ha garantito di poter iniziare a fare esperienza per la Regione Sardegna anche nel sostenere attraverso strumenti finanziari le pubbliche amministrazioni, sostenere lo sviluppo locale attraverso un fondo di fondi che abbiamo creato insieme alla Banca Europea degli Investimenti. Inizia già nel 2012 il rapporto con un player, con un soggetto che opera a livello europeo per consentire lo sviluppo e per garantire il sostegno al mondo produttivo e allo sviluppo locale, e abbiamo creato due linee per la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico. Qui, come vedete, la dotazione è stata piuttosto significativa, quindi abbiamo attivato strumenti con una certa anche capienza e una certa dotazione finanziaria.
A seguito poi della messa a valore di questa esperienza, il passaggio tra il 2007-13 e la programmazione 14-20 con una valutazione ex ante specificamente richiesta dalla Commissione europea, abbiamo analizzato l'esperienza maturata in quattro aree di intervento, qui riprodotte: accesso al credito, ricerca, sviluppo e innovazione, poi sviluppo urbano, efficientamento energetico, efficienza energetica, per cercare di poter da un lato riutilizzare le risorse già restituite agli strumenti che, essendo strumenti rotativi, consentono assolutamente, questo è l'aspetto fondamentale di questo tipo di opportunità che l'Europa ha messo in campo sin dal 2007-13, di poter poi reinvestire le risorse rimborsate allo strumento. E al tempo stesso, avendo purtroppo una dotazione del PORFES 14-20 più contenuta rispetto al programma precedente, abbiamo potuto mettere in campo meno strumenti, affinando però, come detto, l'esperienza già maturata. Così è nato dal fondo FRAI, il fondo di competitività per le imprese, con una linea bandi e una linea prestiti, agendo moltissimo in questo sviluppo dello strumento sulla filiera turistico-ricettiva, visto che poi il turismo è diventato uno dei settori sui quali maggiormente si è investito e su cui abbiamo avuto maggiori richieste, senza trascurare ovviamente le altre filiere, quella soprattutto tecnologico-produttiva. Siamo intervenuti per mettere, attraverso una specifica legge del 2015, anche i consorzi fidi nelle condizioni di poter diventare un soggetto che opera nel sistema del credito attraverso provvista pubblica, diventando anch'esso soggetto attuatore di una politica regionale per consentire l'erogazione di garanzie. Siamo intervenuti poi, questa è una importante novità, anche nella finanza d'impatto, insieme, qui ho inserito solo la quota festa di 2 milioni, insieme ai colleghi dell'assessorato del lavoro che per competenza hanno iniziato a interessarsi della possibilità di premiare delle iniziative attraverso prestiti, forme di inserimento del soggetto pubblico nel capitale, ma anche garanzie, di quegli operatori che garantiscono una finalità sociale, che garantiscono un impatto e per i quali nasce la premialità e nasce uno strumento che è più di inclusione, di innovazione sociale, piuttosto che per il sostegno al sistema produttivo, propriamente detto. Un aspetto rilevante all'interno di questo percorso, così condensato molto brevemente, ma che avrebbe necessità di essere esploso, di essere argomentato ancora di più, riguarda anche la governance, perché nel corso del ciclo di programmazione 14-20 siamo intervenuti anche per gestire un percorso diversamente dalla attività dei singoli assessorati, che intervengono spesso, pur avendo specificità, competenze differenti, quindi destinatari differenti, su medesime problematiche. L'accesso al credito è comune, sono differenti gli interlocutori, ma è comune per chi si occupa di innovazione sociale e creazione di nuova imprese o di autoimprenditorialità come l'assessorato del lavoro, chi si occupa come il centro regionale di programmazione a cui appartengo di sostegno alle imprese mediante garanzie, mediante finanziamenti, finanziamento del rischio per la parte innovativa, per le start-up innovative, ma anche per la creazione di nuove imprese, ma così per l'agricoltura. Quindi il tentativo è stato quello di creare un unico punto di contatto e di governance per problemi comuni. Questo l'abbiamo fatto a livello regionale con la creazione di un gruppo di lavoro unitario, individuando poi due ambiti di intervento che garantiscono anche una stretta sinergia col sistema nazionale ed europeo che si occupa di questi stessi argomenti e di queste problematiche, proponendo soluzioni a partire sempre dalle regole e dalle condizioni che mette a disposizione, volendo utilizzare, come diceva anche il dottor Artizu, in maniera significativa le risorse messe a disposizione dall'Europa, risorse straordinarie per le imprese e lo sviluppo locale. Dobbiamo interloquire anche con la Banca Europea degli Investimenti piuttosto che col sistema privato, e l'esempio è stato il fondo Jessica, in cui operano attraverso la BEI due soggetti che sono poi gli stessi che ritroviamo operare insieme a noi, Banco di Sardegna ad esempio e Intesa San Paolo nel fondo emergenza imprese. Quindi un gran lavoro per poter mettere a sistema conoscenze, competenze e forza, ovviamente, per essere più efficaci con questo tipo di strumenti. Qui una veloce panoramica vi dà i punti di lavoro che abbiamo distinto in un'area rigenerazione urbana e innovazione, con diversi esempi di strumenti che sono in corso di ricostituzione o di rifinanziamento, e come ad esempio la ricapitalizzazione, il riutilizzo del fondo Jessica per poter operare anche per lo sviluppo locale, oppure il sistema delle attività produttive, l'area in cui abbiamo il fondo di competitività delle imprese, abbiamo il fondo regionale di garanzia, il social impact, ma anche il fondo innovazione e inclusione sociale, che è l'evoluzione del fondo di finanza inclusiva, sempre una forma di garanzia per i soggetti non bancabili, quindi per quelli per i quali deve intervenire nel fallimento di mercato il soggetto pubblico più
che è il sistema privato, e poi il fondo del microcredito, un'altra misura dei colleghi della Stato del Lavoro che ha avuto un notevole successo per sostenere la nascita di nuove iniziative e attività di impresa. Accanto a questo, come ha detto l'assessore Fasolino, ci siamo trovati nel 2020 a dover affrontare una crisi emergenziale dovuta al problema del sanitario, al problema della pandemia, e quindi come sostenere le imprese è stata la prima domanda già a partire da marzo 2020, e quando iniziava a vedersi appunto all'orizzonte il problema del lockdown, la fermata delle attività produttive, quindi la necessità di sostenere in questo blocco complessivo delle attività il sistema, il comparto produttivo regionale. Abbiamo messo in campo, come è stato detto, un quadro generale di misure significativo. Qui vedete riassunti in 6 blocchi le principali delibere, a partire da quella citata dall'assessore, ma poi continuando soprattutto due ne cito, con la 6423 di fine anno, che mette ancor di più il sistema nelle condizioni degli strumenti finanziari di poter operare. Sono stati citati ad esempio le risorse per poter garantire la provvista anche dei soggetti privati nel fondo emergenza imprese, che dovranno o potranno e vorranno con noi garantire un'aggiunta di risorse oltre 150 milioni che ha messo a disposizione la Giunta, e quindi Banco di Sardegna e Intesa San Paolo sono coinvolte con noi nel meccanismo per poter finanziare con risorse proprie attraverso la BEI un'ulteriore tranche, quindi poter scorrere nell'elenco delle imprese che hanno chiesto, hanno fatto domanda per poter avere un finanziamento attraverso questo strumento a condizioni davvero vantaggiose, grazie a quanto l'Europa ha messo in campo sin da subito attraverso modifiche regolamentari che rappresentano quasi una rivoluzione rispetto alla rigidità che i programmi spesso hanno, dovendo durare previsti ad esempio nel 2014 sino al 2020, previsti oggi nel 2021 ancora per 6 anni. Quindi avendo un sistema che ha delle rigidità implicite per come è concepito, hanno consentito di poter finanziare la liquidità. Siamo entrati in contatto con la BEI, questo dicono le delibere successive alla 13.11, in particolar modo la 23.1 del aprile 2020, e abbiamo costruito questo sistema mettendo insieme anche il sistema privato. Vorrei sottolinearlo perché è fondamentale l'apporto di tutti, è fondamentale andare a trovare e andare a cercare gli investitori istituzionali, andare a cercare nel sistema privato risorse che garantiscano una maggiore forza, un maggiore impatto e la sinergia tra tutti. La delibera 6423 crea anche un altro importante punto di lavoro per noi, cioè la specializzazione degli strumenti, la creazione e la combinazione tra sovvenzioni, come è stato detto, per abbattere il costo del denaro che i privati dovranno garantire con la loro provvista, che sicuramente non può seguire le regole del pubblico. Posto questo vincolo, troviamo una soluzione per poter garantire anche l'utilizzo di questa provvista. Quanto è contenuto in questa delibera 6423? Fa emergere anche altri due aspetti: la specializzazione degli strumenti finanziari, molto importante, e la possibilità di poter raccordare sempre di più gli attori. Abbiamo in particolar modo messo in piedi due strumenti, poi una delibera nata a fine 2019 che ci consente di istituire il Fondo Sardegna FinTech, di cui poi sarà nel dettaglio messo a fuoco qual è l'obiettivo, quali sono le prerogative e soprattutto le potenzialità dai colleghi della FIRS. E qui avete anche accanto il Fondo Emergenza Imprese, che sono i due strumenti principali che sono stati ripensati e rivisitati. Uno nasce proprio per l'emergenza, ma da una strutturazione che ci aveva visto già protagonisti col Fondo Jessica Sardegna. L'altro, quindi un fondo di fondi con BEI e i soggetti privati che interagiscono e garantiscono efficacia, perché davvero con celerità sono entrati anche loro in gioco e stanno garantendo istruttorie e stipule ed erogazioni di finanziamenti. Ma al tempo stesso abbiamo ripensato un fondo ideato nel 2019, il Fondo Sardegna FinTech, è riadattato in maniera significativa anche per l'emergenza. Qui abbiamo due linee, entrerà in dettaglio il collega dottor Concas, però vorrei farvi vedere anche un aspetto significativo e rimarcarlo, che è quello della linea del super bonus, che nasce come all'interno dell'ambito del credito di filiera una iniziativa che fondamentalmente ci permette di raggiungere tre obiettivi. Uno, di poter sostenere le famiglie in un percorso di riqualificazione degli immobili messa a valore, quindi un sostegno inclusivo per il cittadino e per le famiglie. Secondo aspetto riguarda la transizione energetica, perché operiamo nel pieno del Green Deal, nel pieno della policy sulla transizione e l'adattamento ai cambiamenti climatici della Commissione europea, anticipando nel 2019 una proposta che abbiamo riadattato all'emergenza e alla futura
ovviamente policy 21-27, ma al tempo stesso riusciamo anche ad agire su una filiera importantissima che è quella delle costruzioni per la riqualificazione del nostro patrimonio. Fondamentale questo aspetto, legare anche insieme finalità e obiettivi e poi essere ovviamente efficaci e il più operativi possibili per sostenere con celerità il sistema del produttivo, il comparto produttivo e poi il sistema, la filiera dell'edilizia. Per invece dare alcuni elementi di approfondimento sulla novità della programmazione 21-27, qui vedete riportati per punti alcuni aspetti che caratterizzano un po' l'approccio della Commissione europea, che è fortemente migliorato, secondo noi, cioè si è adattato fortemente alla pandemia. La pandemia, da questo punto di vista, posto appunto tutti gli aspetti negativi che rappresenta, è servita invece ad aprire molto di più il dialogo con la Commissione europea e ad avere delle novità rilevanti all'interno dei regolamenti comuni per l'utilizzo dei fondi comunitari 21-27, molto importanti. Si sono resi conto che dobbiamo stringere e dobbiamo accelerare il percorso di implementazione di nuovi strumenti o la messa a valore dell'esperienza di quelli esistenti, quindi dare continuità, questa è la parola d'ordine, avere una valutazione ex ante di come li utilizzeremo molto più snella, tant'è che ci concentriamo sulla strategia di investimento e non più su analisi lunghissime di mercato, e abbiamo poi un rafforzamento significativo della combinazione tra strumenti finanziari e forme di sostegno differenti. Ma un esempio lo abbiamo già potuto noi sperimentare, è un modo di procedere, l'abbiamo già potuto attuare dal fondo di garanzia, nel quale ad esempio già nel 7.13 noi abbonavamo i costi della garanzia per far sì che si avesse la garanzia per consentire l'accesso al credito nel sistema privato e avere un costo ridottissimo del costo di questa operazione. Però avevamo due operazioni finanziarie o due elementi procedurali distinti, cioè la combinazione prevedeva da un lato il ricorso al fondo, dall'altro la creazione di una procedura per dare questo abbono. La novità, che poi noi abbiamo, ripercorrendo la storia degli strumenti finanziari che abbiamo implementato e la messa a valore delle nostre competenze ed esperienze maturate, riproposto nel fondo emergenza, perché per avere l'abbattimento del prestito del capitale interveniamo per avere un interesse pari o prossimo allo zero per le linee di finanziamento su cui si articolano, che specificano poi il fondo di emergenza imprese. Abbiamo la possibilità di intervenire con una sovvenzione, quindi una sovvenzione, un incontro di interessi, noi abbattiamo. È lo stesso meccanismo che poi consentirà alla SFIRS di intervenire per sostenere l'utilizzo della provvista che metteranno a disposizione gli intermediari finanziari. Quindi questo aspetto fa sì che il destinatario finale abbia un insieme di strumenti in back office che vengono messi a disposizione per garantire il massimo sostegno possibile. Tutto questo sarà accorpato in un'unica operazione. Questo è un vantaggio procedurale, cioè saremo più veloci noi nel non dover creare due operazioni e farle viaggiare in parallelo per avere il destinatario il massimo beneficio, ma saranno gestite tutte dallo stesso soggetto. Quindi una integrazione che ci consente di lavorare ancora meglio e di snellire queste procedure. Molto importante specializzare gli strumenti, è stato ricordato uno degli interventi previsti nella delibera 6423 che riguarda un settore, una filiera, e questo ci consentirà meglio di lavorare sulle tipologie, la dimensione delle imprese e sui settori che nel momento del bisogno hanno maggiori difficoltà, ovviamente non trascurando nessuno e specializzando in funzione anche della capacità di gestione di questi strumenti. Non possiamo sempre mettere a disposizione tutto per tutti, ma dovremmo essere in grado di avere degli strumenti generali come il Fondo Emergenza Imprese, soprattutto per le PMI, e strumenti customizzati laddove trovate le risorse messe a disposizione dalla Giunta e dal Consiglio regionale, abbiamo la possibilità di migliorare la performance dello strumento. Qui ho riportato anche tre punti di ragionamento legati alla integrazione che ci ha coinvolto e ha visto coinvolto il sistema regionale, perché da un lato noi lavoriamo in maniera devo dire efficace e davvero con ottimi risultati dal punto di vista proprio delle procedure, del lavoro, dello scambio di competenze con la SFIRS, e questo è un punto, è un traguardo raggiunto che deve essere solo preservato e messo a disposizione della SFIRS e tutte le potenzialità e il sostegno per poter appunto procedere con questa strategia nell'attuazione di questi strumenti finanziari. Dall'altro però c'è un forte coinvolgimento con gli investitori istituzionali, la ricerca di soggetti che possano finanziare i nostri strumenti, la ricerca di strumenti ai quali noi possiamo garantire un cofinanziamento. Uno degli aspetti fondamentali nel riutilizzo delle risorse rimborsate sarà, per gli strumenti finanziari, nell'evoluzione di quelli che abbiamo presentato, avere a disposizione la possibilità anche di cofinanziare meccanismi nazionali. Noi lavoriamo molto con Cassa Depositi e Prestiti, ma il fondo FinTech apre
ad esempio alla disponibilità di investitori istituzionali, di soggetti terzi che devono credere, poter vedere la bontà dell'attività del nostro comparto produttivo, dall'agroalimentare piuttosto che la stessa filiera turistica. Sono stati citati appunto il pecorino Bondo, il primo esempio di Minimol. Quindi noi abbiamo le prerogative per poter sostenere il finanziamento non solo con la proprietà pubblica ma anche con investitori. Dobbiamo andare a trovarli, dobbiamo andare mettere a disposizione gli strumenti, avere la forza appunto di trovare investimenti, ma al tempo stesso abbiamo una forte specializzazione su queste procedure che ci permette di stare al tavolo nazionale degli strumenti finanziari con un certo riscontro, perché abbiamo sperimentato, come avete visto, tanti strumenti, quindi portiamo un'esperienza sul campo con difficoltà, criticità, tutto quello che si può ovviamente nel confronto risolvere e migliorare, e poi abbiamo un stretto rapporto anche con i player a livello europeo. Vediamo nella BEI sempre un punto di riferimento, abbiamo già due fondi che sono stati creati insieme a loro. Questo ovviamente è un punto di forza, che vedrà la caduta per quanto riguarda gli strumenti finanziari all'interno della nuova programmazione nei diversi obiettivi di policy. Potremo agire quindi con il nostro set di strumenti sul tema dell'innovazione, competitività e imprenditorialità, sul tema della transizione energetica, perché riproporremo lo strumento per lo sviluppo locale, come è stato il fondo Jessica, che addirittura stiamo rifinanziando con i crediti che sono stati valutati dalla BEI, per cui avremo una dotazione di risorse sui progetti che abbiamo finanziato inizialmente con provvista pubblica. Abbiamo il tema dell'inclusione e innovazione sociale in stretto raccordo con l'assessorato del lavoro, e poi abbiamo lo sviluppo urbano sostenibile nella logica appunto del fondo di rigenerazione urbana, è la seconda linea di intervento che riguarderà la riqualificazione e gli interventi per lo sviluppo in ambito urbano. Questo quindi è come noi, attraverso le novità più rilevanti proposte alla Commissione europea, il rafforzamento della nostra strategia e l'interazione con i diversi soggetti all'interno del sistema del credito, interverremo negli obiettivi di policy del programma 21-27. Dalla prossima settimana inizieranno i tavoli partenariali, oggetto di approfondimento sarà ovviamente anche l'utilizzo degli strumenti finanziari per sostenere, così in una stretta combinazione anche con le sovvenzioni, sostenere lo sviluppo della nostra regione. Grazie. Bene, grazie al dottor Marco Naseddu per il suo articolato interessante intervento. Ha parlato a nome del Centro Regionale di Programmazione. Ora parla invece la SFIRS con il primo intervento, che è incentrato sugli strumenti destinati alle imprese, in particolare legati all'emergenza Covid, a quelli già realizzati, a quelli ancora in essere, a quelli in programma. E la parola va al dottor Ignazio Carta, che è responsabile del settore partecipazione ai progetti speciali della SFIRS. Prego, dottor Carta. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità. Nel corso di questo intervento che mi appresto a rappresentare, cercherò di dare un quadro dell'insieme delle attività che sono state poste in essere da Regione Autonoma Sardegna e da SFIRS nel corso di questo 2020 all'inizio e nel corso di questi primi mesi del 2021. Esporrò ecco benissimo, sono le slide. Sin dall'inizio della pandemia Covid-19 siamo stati chiamati ad affiancare Regione Autonoma Sardegna nell'allestimento di una serie di misure dirette a contrastare queste difficoltà. Le esporrò ovviamente non in ordine di importanza, ma via via che sono state attivate. La prima che è stata attivata su iniziativa dell'assessorato regionale del lavoro, che ha promosso un intervento finanziario che ha avuto per beneficiari le micro e piccole imprese operanti in Sardegna dalla filiera del settore turistico. È stato il primo intervento che è stato concepito dalla Giunta regionale, quindi deliberato dal nostro Consiglio regionale, ed è avvenuto proprio ai primissimi mesi in cui si è avuto
le problematiche del Covid. Si tratta di un intervento che ha attraverso il quale l'assessorato lavoro ha messo a disposizione 15 milioni di euro, 15 milioni di euro per concedere finanziamenti a tasso zero con una durata di 72 mesi con un minimo di 40.000 e 70.000 euro. Attraverso questa misura sono state diciamo, raggiunte circa 200 imprese. Scusate, devo andare avanti con le slide. Allora, giusto per ripetermi, il settore di riferimento erano le imprese operanti nella filiera turistica, si è trattato di un prestito chirografario, i destinatari erano proprio le micro e piccole imprese, quindi si è voluto, l'assessorato regionale del lavoro ha voluto dedicare la sua attenzione agli stabilimenti balneari, ai ristoranti, quindi alle piccole imprese che operano nel settore turistico, concedendo per appunto un finanziamento con un minimo di 40.000 e 70.000 euro a tasso zero. La misura ha raggiunto circa 200 imprese, la SFIRS ha svolto un'attività di assistenza tecnica a favore dell'assessorato e ha esaminato circa 44 imprese. Un'altra misura di natura pandemica è quella che è stata allestita dall'assessorato regionale dei trasporti e che ha avuto come beneficiari le imprese di autotrasporto operanti da e per la Sardegna. Quindi il nostro Consiglio regionale e la nostra Giunta regionale hanno voluto ascoltare anche il bisogno che è stato rappresentato degli autotrasportatori che in un periodo di difficoltà come quello avuto nel 2020 hanno comunque assicurato i collegamenti da e per la Sardegna, quindi ci hanno sostanzialmente portato la roba da mangiare, insomma hanno consentito di avere comunque un servizio continuo. Attraverso questa misura che la Regione della Sardegna ha erogato un contributo in una sovvenzione a favore di queste imprese che abbiano avuto dei danni causati per appunto dal Covid, e in questo contesto le misure messe a disposizione dalla Giunta sono state sostanzialmente 5 milioni di euro. Le domande che si attendevano si pensavano potesse essere molto di più, in realtà poi le domande pervenute sono state inferiori. A questo punto devo un po' ripetere ciò che è stato detto da chi mi ha preceduto, perché la misura è sostanzialmente parlare del Fondo Emergenza Imprese Sardegna, che si tratta sostanzialmente della misura maggiormente importante messa allestita dalla Regione Sardegna e dall'assessorato regionale alla programmazione. Come è stato detto, si tratta di un fondo che ha portato la Regione a stringere un accordo con la Banca Europea degli Investimenti e a sua volta un accordo con Banco di Sardegna e Banca Intesa. Perché questo accordo finalizzato a far sì che le banche coinvolte, Banco di Sardegna e Banca Intesa, cofinanziassero la misura. Il senso di questo accordo è stato proprio questo, perché attraverso questo accordo Regione Autonoma Sardegna amplifica il suo intervento. Se voi considerate che la Regione ha messo a disposizione inizialmente 100 milioni di euro, successivamente ne ha incrementato la dotazione di ulteriori 50 milioni di euro e si attende che le banche cofinanziano la misura con ulteriori 150 milioni di euro. Il Fondo Emergenza Imprese, voi sapete che è per l'appunto il principale strumento di natura emergenziale, perché è uno strumento attraverso cui vengono concessi finanziamenti sia per sostenere il capitale circolante, quindi il fabbisogno di liquidità, sia per sostenere il fabbisogno connesso agli investimenti. E si tratta di prodotti che hanno una caratteristica, le cui caratteristiche in termini di condizioni sono particolarmente interessanti e diciamo aggressive. Come già detto l'assessore, al momento risultano essere state già deliberate 80 milioni di euro di concessioni di finanziamenti, e proprio per cercare di stimolare e ulteriormente incentivare quindi le banche coinvolte, il Banco di Sardegna e la Banca Intesa, nel cofinanziare la misura, la Regione con la legge regionale numero 30 del 15-12-2020 ha stanziato
ha stanziato ulteriori risorse, in modo particolare con la legge del 2020 ha stanziato, del dicembre 2020 ha stanziato ulteriori 50 milioni di euro, ma soprattutto ha deciso di istituire presso di noi un fondo da 20 milioni di euro che sarà destinato alla concessione di contributi in conto interessi. Attraverso questo fondo sostanzialmente cosa si intende fare? Sostanzialmente si intende assicurare parità di trattamento tra le risorse pubbliche e le risorse private, quindi sostanzialmente questi 20 milioni di euro verranno erogati e consentiranno alle imprese che beneficeranno del finanziamento concesso alla banca, a valere sulle risorse della banca, di non pagare o comunque di pagare degli interessi contributati. Quindi questo è ciò che si sta, e questa misura è proprio la misura sulla quale stiamo lavorando in queste settimane insieme con il Centro Regionale di Programmazione e che verrà allestita a breve e che contiamo di poter pubblicizzare, mettere in funzione, in produzione già nel prossimo mese di aprile. Sempre in tema di ciò che è stato fatto in questo periodo di difficoltà e che si farà, sempre su iniziativa dell'assessorato regionale della programmazione, l'assessorato regionale della programmazione ha deciso di, scusate, scorro un attimino velocemente le slide, con la delibera della giunta regionale numero 6423 del 18/12/2020, la regione della Sardegna ha stabilito di portare a 2 milioni e mezzo il limite minimo di importo, massimo di importo per le concessioni di finanziamenti. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno strumento attraverso cui vengono concessi finanziamenti per la realizzazione degli investimenti. Anche in questo anno pandemico, infatti, l'attività di istruttori e di concessioni di finanziamenti per i soggetti che intendono realizzare investimenti non si è bloccata. In questo esercizio 2020, SFIRS, in collaborazione con l'assessorato, ha erogato finanziamenti per circa 12 milioni di euro, 12 milioni di euro a valere su questa misura. Questa misura però per appunto, come ho detto, è finalizzata a sostenere programmi di investimento, opera a condizioni di mercato con gli strumenti di leasing finanziario immobiliare, del leasing finanziario d'azienda e del mutuo ipotecario. Si tratta di una misura che ha operato sostanzialmente dal febbraio del 2018 sino a tutt'oggi. Stiamo in attesa che venga pubblicato un nuovo avviso perché possono essere ripresentate le domande a valere anche sulla programmazione 2021-2027, cosa che avverrà, auspichiamo, nelle prossime settimane. È giusto per dare una dimensione dei numeri che sono realizzati attraverso questo strumento ha ricevuto 87 domande per 92 milioni di euro di richieste e su questo strumento abbiamo concesso finanziamenti per 56 milioni di euro. Questo per quanto riguarda sia quello che è stato fatto sia quello che si farà. In aggiunta alle cose che sono state già dette, è sempre in tema di interventi connessi alla pandemia, ritornando ancora un po' indietro, vi scuso se vi faccio un po' impazzire con le slide, sostanzialmente i SFIRS insieme alla Regione della Sardegna, vado lento altrimenti vi faccio impazzire con le slide, dobbiamo ritornare sul Fondo Emergenze per la Sardegna. Come è stato detto, non sto a ripetere le caratteristiche dello strumento che sono note, ma giusto per comprendere lo sforzo enorme che sta facendo la Regione Autonoma Sardegna sotto questo profilo, considerate che abbiamo detto 150 le risorse messe a disposizione, ulteriori 20 in termini di contributi in conti interessi e soltanto le risorse pubbliche a valere su questo primo strumento sono 170. A questi 170 vanno aggiunti ulteriori 60 milioni di euro che sono stati stanziati per un determinato settore, che è il settore turistico. A questi auspichiamo che si affianchino a breve gli ulteriori 150 da parte del sistema bancario. Direi che abbiamo sostanzialmente terminato, forse sono andato un po' troppo veloce, però sì. Ho detto tutto.
Bene, grazie anche al dottor Ignazio Carta, responsabile partecipazioni ai progetti speciali della SFIRS. Restiamo in SFIRS con il dottor Daniele Concas, responsabile gestioni separate e garanzie SFIRS, che illustrerà i nuovi strumenti finanziari e in particolare Sardinia Fintech. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bello della diretta. Allora, il mio compito è quello di darvi una panoramica piuttosto generale, ma poi entreremo anche in una presentazione della prima piattaforma che SFIRS, d'intesa con Regione, vuole presentare a tutto il sistema imprenditoriale isolano. Il punto di partenza è quello, come ha appena detto il dottor Naseddu, lo stanziamento di risorse ad hoc per le imprese. Stiamo parlando di circa 28 milioni integrati appunto con gli ultimi 8 della DGR 64/23 del 18/12 del 2020. Siamo partiti da una necessità fondamentale, che è quella di contribuire ad una nuova cultura finanziaria, che è quella di aprire nuove forme di finanziamento più snelle e accessibili, favorire la digitalizzazione delle imprese, ridurre i tempi di erogazione dei finanziamenti e favorire il superamento della fisicità del rapporto impresa-finanziatore. Se proprio dobbiamo dirla, siamo proprio partiti dall'ultimo elemento, che è quello di riuscire a favorire il superamento della fisicità a cui siamo sempre stati abituati. È inutile che ci nascondiamo, è un cambiamento epocale per tutti quello di non poter avere deviso l'imprenditore per potergli spiegare determinati prodotti e soprattutto per poter consentire all'imprenditore di illustrare nel dettaglio le proprie iniziative, iniziative che molto spesso sono forti, sono robuste, hanno fondamenta robuste, ma che necessitano poi magari di essere, come dire, rifinite ed elaborate. Per fare questo ci siamo detti: come facciamo per poter parlare di più con gli imprenditori? Dobbiamo però anche tener conto che non abbiamo tutte le risorse a disposizione, abbiamo necessità di metterci a collaborare con tutto il sistema, ossia collaborare con le imprese per offrirgli dei prodotti, e poi adesso andrò a illustrarvi a quale imprese ci stiamo riferendo in un'ottica che è assolutamente pervasivo, perché vuole raggiungere tutte le tipologie di imprese, ma abbiamo anche detto vediamo di coinvolgere anche i soggetti che hanno magari delle risorse finanziarie in surplus e che vogliono darci una mano per rafforzare la quota mediamente posta in essere da parte della Regione. È chiaro che fra questi ci sono gli investitori istituzionali, ci sono gli istituti di credito, che peraltro hanno già collaborato con noi su queste misure nelle forme più embrionali, ma ci sono anche i piccoli risparmiatori, secondo un criterio quindi di grande diffusione, di grande, come dire, piazza, agorà di incontro fra il mondo delle imprese, il mondo pubblico che ovviamente fa la sua parte, che deve fungere da volano, ed infine anche appunto tutti gli investitori che vogliono portare ulteriori risorse. La definizione di Banca d'Italia di fintech è una definizione molto tecnocratica e non ci piace utilizzarla, l'abbiamo riportata solo per darvi una prima rappresentazione. Stiamo parlando di innovazione finanziaria, di un modo con il quale le modalità di erogazione dei capitali, la raccolta dei capitali avviene mediante l'utilizzo appunto degli strumenti digitali, degli strumenti che la più moderna tecnologia ci mette a disposizione, secondo criteri che, come ha chiesto esplicitamente la Regione e il Centro Regionale di Programmazione nella fase di costruzione, deve essere semplice, deve essere trasparente, deve essere per tutto, deve, come dire, tagliare i costi, dimezzare i tempi di risposta. Poi è ovvio che stiamo iniziando, non li abbiamo ancora tagliati i costi, ci stiamo ragionando sulla definizione dei tempi di risposta, che però oggi verranno definiti secondo criteri digitali e quindi secondo un criterio che adesso vi chiederò la pazienza di poter un attimo esaminare con noi e che deve consentire appunto di dare una lettura attenta delle caratteristiche delle imprese. E poi deve essere il più possibile su misura, in quanto deve essere personalizzata l'offerta a seconda dell'esigenza delle singole imprese. Le caratteristiche, i numeri del fintech sono ormai abbastanza noti, stanno crescendo e stanno crescendo sicuramente anche per via della notoria situazione della pandemia.
Noi abbiamo ritenuto quindi di dover individuare un soggetto che ci desse una mano, un soggetto quindi che ci consentisse la possibilità di poter fare questo lavoro e che lavorasse con noi, tenendo conto di tutte le esigenze, le particolarità che i soldi pubblici richiedono. Quindi siamo dovuti andare a fare una procedura di selezione, che ci ha permesso comunque di individuare un partner con il quale poi è stato sviluppato ed è tuttora in fase di sviluppo un percorso. Il fondo vuole intervenire in due grandi linee, una linea A e una linea B, e vuole intervenire mediante il ricorso di una piattaforma informatica. Fondamentalmente è nato, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, per finanziare il sostegno al capitale circolante, la grande necessità di questo momento e la grande richiesta che ci è stata fatta pervenire a più riprese. Sappiamo bene qual è stato l'importante sostegno da parte del sistema bancario, ovviamente anche con il supporto delle garanzie pubbliche, con quella che è stata precedentemente definita bocca di fuoco. Abbiamo fatto riferimento quindi a operazioni sul breve, sul medio e sul lungo, secondo poi peraltro una cultura che magari non è propria dell'intervento pubblico, che ovviamente supporta e prioritariamente si rivolge al mondo degli investimenti. Quindi ci siamo detti: che cosa andiamo a trovare? Andiamo a guardare un attimino se riusciamo a capire se, oltre alle misure che ovviamente vengono fatte ricomprendere e provengono dall'esperienza pregressa dei mini bond, con un meccanismo digitalizzato, con un meccanismo, con una piattaforma informatica, quindi con la possibilità delle imprese di caricare direttamente dati, acquisire informazioni secondo modalità anche più immediate, cose che molto spesso purtroppo non si riesce a fare per la disponibilità e di tempo e di risorse umane. Siamo anche andati a guardare quali ci potevano essere come soluzioni alternative, quella della verificare se si riusciva a fare qualcosa sul prestito diretto alle aziende, quello che noi chiamiamo lending, ma si tratta di prestiti, chiamateli prestiti digitali, chiamateli come volete, e poi andare a guardare quello che ormai è famoso su tutti i giornali come invoice trading, che abbiamo tuttora lasciato e lo troverete così, ma vi assicuro che stiamo ragionando se cambiarlo e tradurlo, come appunto anticipo fatture digitali. È ovvio che si tratta di prodotti di nicchia che devono consentire di dare un primo supporto alle imprese ed è in fase, come dire, pionieristica di esame per poter capire quale può essere l'effettiva esigenza delle aziende e l'effettiva capacità di rispondere da parte nostra. Cosa abbiamo fatto da questo punto di vista? Siamo andati a definire di fatto due grandi linee, una che è la linea appunto dei mini bond e delle cambiali finanziarie, 10 milioni di euro disposte appunto dal centro regionale di programmazione. Finora abbiamo sempre ragionato con meccanismi di cartolarizzazione, leggi Pecorino Bond. Abbiamo imparato, ci abbiamo sbattuto il naso, abbiamo sbagliato in tantissime cose perché non è semplice riuscire a definire un progetto così particolare, specie su un settore come quello dell'agroalimentare, ma le misure siamo riusciti a farle. Siamo stati autorizzati anche a realizzare operazioni di investimento diretto, ma al tempo stesso, d'intesa con Regione, siamo anche riusciti a strutturare delle misure, quali quelle del prestito digitale, dell'anticipo delle fatture digitali, del debit crowdfunding, del credito di filiera con una declinazione particolare. Non più tardi appunto del luglio, stiamo parlando dei primi mesi e dei primi giorni di agosto del 2020, col centro regionale di programmazione, presente anche il dottor Naseddu, siamo andati a verificarci e ad esaminarci, il dottor Naseddu ricorderà era un caldo pomeriggio dei primi giorni di agosto, siamo andati a guardarci un attimo i primi decreti e le prime indicazioni sul super bonus e ci siamo detti: ma che cosa possiamo inventarci per riuscire a strutturare e dare quindi una risposta appunto sulla misura super bonus che deve consentire da un lato la definizione della supporto per le ristrutturazioni, dall'altro anche quello di come dire, andare a strutturare il meccanismo per cui i soggetti che hanno grandi posizioni di debito d'imposta potessero, come dire, supportare d'intesa con la regione queste operazioni per poi ricevere quello che è il credito d'imposta. Super bonus, breve accenno perché non mi permetto di insegnare alla platea, dove ci sono sicuramente tantissime persone che sono in grado di spiegarlo al meglio, è quel particolare strumento del Superbonus 110 che è quello
che ha come obiettivo appunto quello di consentire la ristrutturazione dell'immobile, ottenendo così un rimborso, una situazione di credito d'imposta per il 110%, di fatto il 100 più il 2% all'anno della rateizzazione su base quinquennale del credito che viene a maturare una volta che io mi ristrutturo gli immobili. Ristrutturare immobili e operare come imprese non era una cosa semplice, perché non abbiamo, come dire, avuto la possibilità di disporre di risorse che ci consentissero di parlare sul singolo soggetto, ma abbiamo fatto un ragionamento a formule aggregate, quindi spingere le imprese verso un'aggregazione della delle diverse attività in modo tale di creare massa critica con dei soggetti che possono fungere da general contractors, e per fare questo abbiamo detto il 15% lo metterà a disposizione la regione secondo una modalità particolare mediante un nostro veicolo che è già convenzionato ed è già operativo. La restante parte deve essere fatta per il 15% da altri investitori, e anche su questo siamo stati, come dire, abbiamo trovato diversi operatori interessati a mettere questa parte. Stiamo parlando di 10 milioni di euro, quindi di fatto messe potenzialmente a disposizione su questa operazione. La restante parte invece dovrà essere nella forma appunto di soggetti, banche, multi utilities, operatori che operano nel settore dell'energia di qualunque tipo. Non mi va di fare i nomi, vi posso dire che abbiamo avuto tantissime interlocuzioni con i principali player e abbiamo avuto interlocuzioni con molti operatori che conoscono già questa nostra operatività, e stiamo un po' andando a definire gli ultimi aspetti. Tenete conto che l'obiettivo è quello di rilasciare la piattaforma che adesso vi presento tra il 6 e il 10 di aprile, quindi i tempi sono abbastanza ristretti se pensate che abbiamo anche Pasqua in mezzo. Allora, per poter fare appunto questo, noi dovremmo avere praticamente dei soggetti, dei consorsi che andranno a farsi delle masse critiche mediamente un paio di milioni di euro. Il taglio che abbiamo individuato è tra i 3 e i 5 milioni di euro per fare operazioni che dovranno essere di credito di filiera, che quindi ricomprendono tanti operatori, dall'artigiano alla grossa impresa di costruzione, che avrà la possibilità di avere risorse che dovranno avere una rotazione media fra i 4-6 mesi per la realizzazione di lotti di lavoro, e a fronte di questi stati di avanzamento avranno la necessità, saranno tenuti al rimborso di danaro, ovviamente con gli interessi, stiamo parlando di un'operazione di mercato per quanto riguarda la quota del 30%, quindi la quota portata in dote da Sfirs e dagli altri investitori, mentre invece la quota che dovrà appunto riguardare gli altri investitori vedrà rimborsata nella forma di credito d'imposta e credito d'imposta che andrà ad accorpare sia il rimborso della quota capitale assegnata sia il rimborso ovviamente degli interessi. Voi mi direte: ma costruire questo percorso è un percorso che abbiamo costruito noi. È chiaro che è un player pubblico che ha anche dovuto effettuare degli investimenti per fare questi passaggi e avvalersi di professionalità di un certo tipo. L'impresa ha il compito di portarsi, di presentare dei progetti di dettaglio che consentono di avere massa critica di lavoro e che consentono quindi di svolgere i propri cantieri mediante queste risorse. Per fare queste attività in una situazione di pandemia ci siamo detti: come possiamo fare? È chiaro che sarebbe stato piuttosto complesso riuscire a definirlo e a farlo se non avessimo avuto uno strumento, come dire, nuovo. Tanta gente ogni tanto ci dice: è difficile trovare un momento d'incontro. Sì, ho capito, è un momento d'incontro perché sapete bene che le policy sono tuttora, siamo bianchi da abbastanza poco tempo, ed è per questa ragione che a forza dai e dai ci ragioni finché non siamo arrivati a andare a dire: ci definiamo una bella piattaforma d'intesa con il soggetto che abbiamo individuato, costruiamo un percorso assieme e possiamo parlare mediante questa tipologia di strumento. Io adesso pregherei la regia se mi fa il collegamento, intanto mi sono già collegato nel dettaglio alla piattaforma, grazie. Ecco. Magari forse sarebbe necessario metterlo a tutto schermo. Ci siamo detti: vediamo di definire un meccanismo che consente di parlare con gli imprenditori, ma ribadisco, non solo, mediante uno strumento che sia digitale, uno strumento che consenta immediatezza nel dialogo
e soprattutto che consenta di costruire una base dati reciproca. È chiaro che a fianco a questo, visto che stiamo parlando di risorse pubbliche, dovremmo avere anche la classica domanda PEC con una manifestazione di interesse che verrà pubblicata entro il 31 marzo del 2021, l'altro invece verrà appunto il rilascio della piattaforma per la linea A, quindi mini bond, le cambiali finanziarie, e per quanto riguarda il super bonus, che è quello sul quale ci è arrivata maggiore richiesta, verrà rilasciata entro il 10 di aprile, però l'obiettivo è che le altre misure vengano rilasciate entro il 20 di aprile. Me le sto nuovamente segnando perché poi non vorrei, come dire, nuovamente dimenticarmi, perché sto stringendo i tempi rispetto a quanto ci eravamo pianificati e poi qualcuno viene a dirmi che non ho rispettato i tempi. Allora, per quanto riguarda la piattaforma, questo è lo strumento che verrà rilasciato a brevissimo. Cosa dobbiamo fare? Come usufruire del fondo Fintech? Speriamo di averlo, come dire, costruito in maniera molto semplice e forse anche con troppi pochi orpelli, quasi da back office, però questo era l'obiettivo, quello di essere molto semplice, molto diretti e renderlo molto leggero. Il punto di partenza deve essere ovviamente quello di registrarsi. Che cosa vuol dire registrarsi? Né più né meno di quello che si fa normalmente per qualunque accesso a qualunque piattaforma. Ok? Registrarsi e ottenere così un account operativo. Ci sarà poi la seconda fase per una richiedi un finanziamento, la richiesta di un finanziamento dove dovrai mettere tu i dati, tu imprenditore, ma verrà fatta la valutazione viene fatta entro 7 giorni su base digitale, sulla base di un algoritmo specifico fatto d'intesa con la nostra piattaforma digitale dedicata. È chiaro che poi c'è un meccanismo di oggettività mediante uno scoring di accesso e un rating di valutazione, e poi le caratteristiche del finanziamento. Chiediamo un finanziamento. Che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che io sono, per esempio, entrato, ho messo volontariamente perché non potevo mettere dei dati specifici di altri soggetti, ho messo quelli di Sfirs, visto che stiamo parlando come proprio presentazione di un progetto e di un misurino nuovo di Sfirs. Io avrò tutti gli elementi per poter caricare, dovrò caricare quindi, cosa vi posso dire? L'azienda Sfirs in questo caso sarà l'azienda Pippo Pluto Paperino. Ci sarà praticamente il nome della tipologia di prodotto, ci sarà l'importo, la durata di anni che vuole mettere, la tipologia di ammortamento, le rate periodiche e tutti questi elementi che sono i classici elementi per fare, come dire, il primo screening, il primo elemento di accesso. Fase successiva, è chiaro che mi verrà fuori uno score semaforico. Tutti i soggetti che stanno ascoltando sanno bene quali sono ormai le procedure, non solo, voglio dire, i colleghi delle altre banche, ma tutto il sistema. Bene, ci sarà poi l'elemento per più classico, evitiamo mail, evitiamo Dropbox, stiamo parlando di una richiesta di accesso dati per le persone fisiche, l'accesso alle persone giuridiche, la delega a richiedere dati per quanto riguarda Banca d'Italia e quant'altro, il caricamento della CR, il modulo di adesione di Sardinia Fintech. Né più né meno di tutte quelle modalità che molto spesso necessitano una costante interlocuzione con le imprese e soprattutto comportano un dispendio di tempo che molto spesso finisce poi con allungare i tempi che ci siamo dati. Cosa vuol dire per arrivare praticamente a definire questi aspetti? Che lo possiamo fare, questo passaggio qui, prendete il tempo perché poi io qui, prendete conto che io ho davanti una persona che mi sta dicendo il tempo, e quindi non possiamo entrare in voce per voce. Mini bond, cambiali finanziari, l'anticipo fatture potremmo fare la stessa cosa, il direct lending lo potremmo fare per la stessa cosa, il super bonus esattamente mediante la piattaforma, sul debit crowdfunding un primo passaggio fino a 100.000 euro, operazione dove il mondo regione investirà fino al 70%, ed è un'operazione sulla quale noi non parliamo di equity, noi non entriamo nel capitale, noi prestiamo soldi secondo una piattaforma, secondo le modalità di piattaforma di crowdfunding. Ed è una misura che ci interessa molto per le start-up, specie per le start-up operative, quindi sia nella fase di early stage, la fase più difficile, fino ad arrivare, voglio dire, alla fase di round di finanziamento pre-money, quindi nella fase prima di arrivare effettivamente alla definizione del processo. I numeri, qui vedrete poi i numeri delle operazioni, quindi una trasparenza totale, assoluta del processo.
E poi ci sarà la parte relativa agli investi con noi, cioè noi stiamo dicendo sì, facciamo questa operazione, ma al tempo stesso stiamo anche dicendo agli investitori, e gli investitori saranno sui mini bond, che praticamente dovranno essere operazioni quotate, saranno operazioni fatte con investitori istituzionali, che significano banche, che significano SGR, soggetti di un certo tipo. Ma avremo dall'altro il mondo, appunto, il debt crowdfunding. Pensate semplicemente all'utilizzo di un meccanismo di startup con i fondi regionali fino a 70, con il 30% raccolto sui risparmiatori che vogliono un determinato rendimento e che decidono di puntare su questo. È chiaro che qui dietro c'è un soggetto che qui lo troverete poi infine, che è Opstart e Crowbond, che è il soggetto che noi abbiamo convenzionato e che deve seguire tutta la procedura in materia appunto di promozione finanziaria, in materia di raccolta di risorse, in materia di sollecito al pubblico risparmio secondo la normativa Consob. Chiudo dando solo un'ultima indicazione su questa piattaforma, che ovviamente necessiterebbe di un bel po' di tempo, e siamo anche disponibili a fare magari una questione di presentazione più diretta e più specifica. Tenete conto che andremo a vedere sulle singole operazioni, le valutazioni andranno fatte pian piano con i diversi strumenti di garanzia tradizionalmente utilizzati per queste misure, non ultimo, e questo è un po' l'auspicio anche tenendo conto della 64/23 di questa delibera di dicembre più volte citata, che è quella che Regione ha messo a disposizione 30 milioni di euro nuovi a disposizione, che ha come obiettivo quello di impiantare finalmente la sezione staccata anche in Sardegna del Fondo Centrale di Garanzia. Quindi anche qui un ammodernamento importante dei sistemi di garanzia in chiave di ponderazione, tenendo conto comunque che proprio per il fallimento di mercato il fondo regionale, specie quando si parla di grandi imprese, manterrà la propria importanza seppur a condizioni di mercato. Io non andrei oltre, perché è chiaro che se si volessimo trattenere sulla piattaforma ci sarebbe parecchio tempo, ma siamo a disposizione per una illustrazione più diretta e più concreta. Grazie a tutti. Molte grazie anche al dottor Concas. I tempi sono stati del resto perfettamente rispettati. A questo punto, prima di passare alla seconda fase di questo convegno, darei di nuovo la parola al dottor Naseddu, che ha chiesto una breve integrazione del suo intervento precedente. Prego. Sì, grazie dottor Artizu. Avendo rispettato tutti, insomma, i tempi, come sottolineato, giusto due ulteriori riflessioni da approfondire poi successivamente con chi, insomma, sta partecipando, i nostri interlocutori che sono qui di fronte a noi oggi. Riguarda ancora la 6423, perché per completezza, avendo citato poi in ultimo il dottor Concas, il dispositivo che ci consente anche di poter mettere a valore l'esperienza del fondo di garanzia, riuscendo anche ad attivare una sezione regionale per la regione Sardegna all'interno del fondo nazionale di microcredito centrale, quindi ancora di più amplificare l'importanza e il ruolo svolto sin dall'inizio nel 2009 da questo strumento, abbiamo anche ipotizzato, e la Giunta ha messo a disposizione 10 milioni di euro, uno strumento sul quale può intervenire ulteriormente o comunque poter lavorare inizialmente per costituirlo, per implementarlo, che sarà dedicato al processo di promozione della crescita dimensionale delle nostre imprese. Uno degli elementi che scaturisce con forza e con evidenza da questa crisi finanziaria in cui ci troviamo e che stiamo affrontando con questo tipo di approccio, con questo tipo di strumenti, riguarda assolutamente la necessità poi di rafforzare dal punto di vista della strutturazione finanziaria il nostro complesso delle piccole e medie imprese, ma anche supportare le grandi in un processo di ristrutturazione, riorganizzazione, di ricostituzione anche all'interno della filiera di un certo ruolo e di un certo posizionamento. Questo aspetto noi lo vorremmo concentrare in uno strumento che parte con questa dotazione, ma sicuramente nel proseguo poi del suo sviluppo avrà modo di poter essere ulteriormente finanziato ed acquisire una dotazione superiore. Questo ci consentirà anche di intervenire per patrimonializzare le imprese, ci consentirà anche di garantire livelli occupazionali cercando di riportare o di attrarre anche investimenti per sviluppare filiere di soggetti che hanno più sedi operative anche nel contesto regionale. Questo strumento è molto importante anche perché rivela un altro aspetto, che è il rovescio della medaglia. Noi siamo intervenuti tantissimo in questo momento per garantire liquidità,
Abbiamo però un elevato rischio di insolvenza e di difficoltà a cui potranno andare le imprese incontro se il sistema produttivo non ritorna alle condizioni ordinarie, cioè sperando di superare questa situazione emergenziale si rinizino le attività ordinarie. Questo significa aver tamponato il problema con un fondo emergenziale e con gli altri strumenti che hanno, devo dire in maniera molto chiara, nonostante i tecnicismi, raccontato oggi e proposto oggi i colleghi della Sfirs, il dottor Carta e il dottor Concas. Però noi dobbiamo anche tenere presente che questa situazione straordinaria prevede le moratorie, prevede il blocco delle restituzioni, quindi abbiamo una situazione idilliaca per l'impresa di fronte all'emergenza. Nel momento in cui torneremo all'ordinarietà dovremo valutare e avere quindi uno strumento che diventa una sorta di paracadute, uno strumento che rinforza l'aspetto della struttura finanziaria delle imprese. E questo ci consentirà anche di intervenire per patrimonializzarle, garantire fusioni, garantire accorpamenti che spesso fanno nascere, nonostante si pensi alla singola impresa, però strutture più adeguate a stare all'interno delle filiere non solo regionali ma nazionali e internazionali, e quindi anche attrarre investitori dall'esterno. Questo è un tema fondamentale. Accanto a questo, invece, prendendo in considerazione l'ultima slide con le novità regolamentari più significative, un aspetto che avrei voluto sottolineare per brevità, poi sono andato velocemente su tutto l'inquadramento generale, riguarda il capital rebate, cioè la possibilità all'interno della combinazione strumenti finanziari e sovvenzioni in un'unica operazione. Questo dal punto di vista procedurale è l'elemento di novità, è l'elemento di snellimento delle attività che poi competono alla macchina amministrativa regionale e a tutti i partner, quindi anche appunto agli altri investitori attuatori che con noi lavorano su questi strumenti. Riguarda senza dubbio, accanto all'abbattimento degli interessi, accanto all'abbattimento di questi garanzia, la possibilità di abbattere il capitale. La vera novità è questa che propone l'Europa. La sfida riguarda anche i settori strategici degli obiettivi di policy. Se noi saremmo in grado di poter proporre uno strumento in cui l'abbattimento del capitale prevede, fatto 100 il costo del denaro, nel senso il capitale da restituire, abbattuti gli interessi, si potrà limare questo 100 che deve essere restituito ad esempio a 80 se si raggiungono determinati obiettivi, determinate milestone, così vengono definite. Quindi c'è un abbattimento vero e proprio del capitale. Se nel momento in cui l'investimento procede noi raggiungiamo step intermedi o finali, determinati obiettivi e target di progetto, potremo ridurre il costo anche del capitale, ripensando il piano di ammortamento in itinere, avendo quindi un fortissimo vantaggio. Questa è una grandissima novità che viene proposta da noi, anche caldeggiata in passato, proprio perché chi è meritevole, chi riesce davvero a realizzare l'investimento, al di là di dover sostenere tutto il sistema produttivo, può avere conforto anche raggiunta, ad esempio, una milestone in termini di crescita occupazionale reale che raggiunge alla fine dell'investimento, oppure nell'ambito della transizione energetica, l'abbattimento delle emissioni o interventi che garantiscono dal punto di vista dell'efficientamento un significativo risparmio in termini operativi per l'azienda, ma in termini poi di policy generale per l'ambiente, allora noi potremmo intervenire anche lì abbattendo il capitale. Questa è una grande novità che ci faceva piacere, comunque avendo qualche minuto in più, raccontare, che ci vedrà nel confronto successivo, insomma, riproporla nei tavoli di approfondimento insieme al comparto produttivo, alle imprese e alle associazioni di categoria. Grazie al dottor Naseddu. A questo punto faccio presente a tutti i partecipanti che non vi sono prenotazioni per interventi in voce dalle persone collegate, che sono tantissime, circa 160. Qualora ci fosse l'esigenza di un intervento dovete prenotarlo con le modalità che vi sono state precedentemente comunicate. Do un'informazione di servizio, mi chiedono se è possibile avere le slide del dottor Carta. Tutte le slide sono intanto a disposizione nella pagina YouTube Sfirs Webinar -i finanziamenti alle imprese, che eventualmente prego i tecnici magari di condividere per un attimo come finestra, perché si possa prendere nota, e quindi presente l'intera registrazione di questo convegno, dalla quale potete attingere qualunque elemento e quindi anche le slide. Qualora ci fosse qualche esigenza particolare potete contattare la Sfirs, e la Sfirs anche tramite mail certamente le fornirà. Non avendo, ripeto, ancora prenotazioni per interventi in video e voce, procedo a girare ai nostri relatori qualche domanda. La prima proviene da Valentina Vacher. Il fondo emergenza imprese è stato rifinanziato, è possibile presentare oggi la domanda? Credo che possa rispondere la Sfirs o il dottor Naseddu, prego.
Sì, buongiorno dottoressa Vacca. Noi non abbiamo la riapertura dei termini, abbiamo accolto le domande sino al 31/12/2020 e procederemo con le risorse aggiuntive allo scorrimento, quindi la possibilità di procedere nell'elenco delle domande presentate al finanziamento di quelle successive all'attuale copertura finanziaria che consente il numero, insomma, che è stato più volte detto, intorno alle 200 operazioni. Quindi procederemo con uno scorrimento e non abbiamo le condizioni per poter riaprire e riattivare la procedura, semplicemente perché il quadro temporaneo di riferimento rispetto al quale possiamo procedere con queste modalità ha una scadenza prevista per il 31/12/2021, è stato prorogato di recente, addirittura scadeva al 31/12/2020 inizialmente con la prima comunicazione che lo aveva introdotto a marzo del 2020, e quindi siamo costretti per i tempi a poter ottimizzare in questo modo la procedura. Ovviamente avremo modo di poter mettere a disposizione altri strumenti, come è stato detto, per chi non fosse stato in grado di presentare la domanda. Abbiamo tenuto per 5 mesi aperta la procedura proprio per consentire la maggior partecipazione, il maggior numero di domande acquisite, però poi ovviamente dobbiamo anche fare economia con le risorse che abbiamo e i tempi. Con queste regole possiamo procedere sino alla fine dell'anno, quindi tempi molto stretti ci faranno passare a sostenere le imprese nel ciclo 21-27 con i nuovi strumenti, le nuove risorse della programmazione che stiamo in questo momento procedendo con i tavoli, stiamo costruendo, ecco, quindi avremo modo con altri strumenti. Grazie. Da Francesco Vigilante arriva questa domanda e anche un'osservazione, cioè molti degli strumenti sono di grande interesse, ma i tempi di erogazione delle risorse sono eccessivamente lunghi. C'è in questo periodo di crisi per le imprese la previsione di un'accelerazione degli interventi per quanto riguarda le procedure, domanda alla quale già in parte quasi tutti gli interventi hanno, credo, dato risposta, però mi pare che probabilmente il dottor Carta può aggiungere qualcosa. Il problema dei tempi. Mi scusi se la interrompo, dottor Carta. Riguardo alle slide che lei ha presentato e che mi sono state richieste in chat, posso confermare che si invia una mail alla SFIRS e la SFIRS invierà tutte le slide a chi è interessato. Prego. Sì, certo, le osservazioni sui tempi sono assolutamente quelle più ricorrenti e quelle più opportune, va sicuramente riconosciuto. Bisogna fare due considerazioni sul discorso dei tempi e sul discorso delle erogazioni. Ci sono misure in cui si riesce ad essere molto veloci. Facciamo un esempio molto banale, non sto dicendo queste cose per come scusante, ma per poter comprendere anche il motivo per cui in certe situazioni si è molto veloci e in altre situazioni viceversa si è molto più lenti. Nel corso della mia presentazione ho avuto modo di parlare, di evidenziare il fatto che una delle prime misure che è stata attivata è quella a favore delle micro e piccole imprese operanti nel settore turistico. Finanziamenti di piccolo importo, 40.000-70.000, tasso zero. Uno si dovrebbe domandare come avete fatto, come è stato possibile che, faccio il caso della SFIRS perché ciascuno parla di se stesso, non è mai giusto a giudicare gli altri, ma guardo casa mia. SFIRS nel periodo giugno-settembre 2020, compreso qui, giugno-settembre 2020, anno pandemico, periodo teoricamente periodo anche di vacanze, noi comunque abbiamo processato 44 domande. Non è che siamo diventati improvvisamente bravi oppure siamo lenti in altre procedure, è che si trattava in alcuni casi la velocità è data anche dalla snellezza dello strumento. Lo strumento che è stato allestito da noi insieme a Regione Autonoma Sardegna, insieme al Stato Lavoro, era uno strumento che sin dall'origine è stato concepito come uno strumento veloce in quanto pandemico, in quanto connesso alla pandemia, e quindi si è riusciti ad andare molto veloci. Anche sulle sovvenzioni per gli autotrasportatori si va molto veloci, ma perché è all'origine, cioè bisogna ritornare all'origine della misura. La misura pandemica, la misura emergenziale, se strutturata in modo
semplice, dove quindi anche la linea di controllo, il processo valutativo che ci viene richiesto è un processo veloce, allora chiaramente tutti quanti riescono ad essere veloci. Ci sono indiscutibilmente sul discorso dei tempi, perché tanto non bisogna mai nascondersi, sul discorso dei tempi viceversa ci sono misure che per la loro natura e per la tipologia di investimenti che si intendono realizzare, viceversa sono molto più lente di quello che può essere una misura rapida di concessione di sovvenzione. Ecco. Grazie, tanto vi porgo la domanda di Luigi Martinez di Energit, mentre prego i tecnici di predisporre un intervento in voce di Francesco Puorco CNA. Martinez chiede, le aziende che si trovano in ristrutturazione, tipicamente concordato in continuità, possono avere accesso a questi strumenti? Una veloce risposta da questo momento in poi, siccome stanno iniziando ad arrivare prenotazioni e domande, prego che si utilizzi la rapidità sia nella domanda che nella risposta. Prego. Allora, la domanda che è stata posta, sicuramente chi pone la domanda è un tecnico sicuramente. Allora, in linea di principio nessuna risorsa pubblica può essere concessa ad un'impresa che si trova in stato di difficoltà. La definizione di stato di difficoltà non sto qui a ripeterla perché altrimenti annoio, ma diciamo, per intenderci, una situazione, un'impresa che si trova in stato di insolvenza è classificabile come imprese in difficoltà. Le imprese in difficoltà non hanno accesso purtroppo alle agevolazioni di natura pubblica. Il caso di specie che ci viene rappresentato è un caso particolarissimo, perché stiamo parlando di un'impresa che è in difficoltà in quanto ha fatto richiesta di accesso in concordato preventivo, ma il concordato preventivo che viene richiesto è particolare perché è un concordato preventivo in continuità. Si tratta di una fattispecie particolare, ma che comunque allo stato attuale non consente di poter beneficiare di agevolazioni pubbliche. Grazie, diamo voce a Francesco Porco della CNA. Sì, grazie. Mi sentite? La sentiamo, ma non la vediamo. Se vuole collegare anche il video, prego. No, solo audio, ok, prego, vada pure. Intanto grazie e un ringraziamento davvero alla SFIRS, al Centro Regionale di Programmazione, e un plauso anche a questa bella iniziativa. E un ringraziamento ai relatori che sono intervenuti per la chiarezza dell'esposizione. Allora, userò davvero poco tempo perché capisco che magari ci sono degli altri colleghi che hanno necessità di intervenire. Intanto non si può non concordare con il lavoro che è stato fatto e con gli strumenti e soprattutto i prodotti così variegati che sono stati messi in campo e con quelli che ci sono stati prospettati anche per il prossimo periodo, diciamo, di programmazione, con un menu davvero molto esteso, molto ampio, che modernizza sicuramente anche con una accezione agli strumenti innovativi che ci sono stati illustrati, modernizza diciamo la cassetta degli attrezzi, degli strumenti finanziari a cui le imprese di varie tipologie possono attingere rispetto ai vari bisogni e alle varie aspettative. Molto è stato fatto, sono stati ricordati poc'anzi l'insieme degli strumenti. Ecco, segnalo un elemento, diciamo, di criticità rispetto alla prospettiva. Abbiamo visto gli strumenti che hanno fin qui operato, sono stati messi in campo soprattutto col fondo BEI e con dotazioni importanti, speriamo che segua quella degli ulteriori 150 milioni, però questi insieme di strumenti inevitabilmente, per la modalità con cui sono stati confezionati, producono anche una concentrazione delle risorse che inevitabilmente vanno a finire su soggetti fortemente strutturati e su un sistema di grandi imprese. Così è stato anche con gli ulteriori strumenti che sono stati predisposti nei mesi scorsi, a eccezione dello strumento che riguarda le piccole imprese per la filiera turistica. Doverosamente questo era uno dei settori più colpiti e bene si è fatto. La criticità che segnalo riguarda la prospettiva. Il fatto stesso che il sistema bancario in Sardegna nel 2020 è entrato
chiamiamolo così, in una condizione, se vogliamo, anche di criticità. La Sardegna ha il tasso più elevato tra le regioni italiane di crediti deteriorati e quindi il rischio è che per le imprese di piccola dimensione ci sia una condizione di restringimento dei canali di finanziamento. Ciò che manca, a nostro avviso, è la possibilità di aggiungere una gamba al fondo emergenza imprese e di destinare con le stesse modalità, appunto, di fondo rotativo, una misura, una dotazione che sia adeguata per sostenere il capitale circolante delle imprese medio-piccole, anche con interventi che si collochino in una fascia che può essere quella intorno ai 40, 50, 60 mila euro. Ecco, è molto importante perché c'è una platea davvero molto grande, direi prevalente, delle imprese che ha necessità e bisogno di poter avere questo supporto. Ovviamente mi pare, l'ho già detto e chiudo, che gli strumenti innovativi che si prefigurano muovono in quella direzione. Molto deve essere fatto anche dal sistema delle imprese perché queste hanno la responsabilità di ovviamente mettersi nella condizione di poter fruire di sistemi finanziari innovativi, e possono farlo se si creano le condizioni di aggregazione, se si creano le condizioni di capitalizzazione, e questo è un qualcosa su cui anche i sistemi imprenditoriali e le organizzazioni devono ulteriormente lavorare. Grazie. Grazie a lei. C'è una breve replica del dottor Naseddu, poi prenderà la parola Alessandro Tronci di Confidi. Prego tutti, naturalmente, soprattutto da questo momento in poi, di essere molto rapidi, sia nelle domande che nelle risposte. Ho alcune richieste anche di colleghi giornalisti che però, secondo il programma che ci siamo dati preventivamente, potranno intervenire dopo gli interventi dei relatori e dei rappresentanti delle associazioni di categoria. Prego, dottor Naseddu. Sì, ringrazio il dottor Porcu per l'intervento e anche il costante confronto che ci vede, insomma, insieme nei tavoli di approfondimento e nei tavoli partenariali. Due temi fondamentali trattati. Uno, in ultimo, il fatto che dobbiamo mettere insieme due sistemi, cioè il sistema di regole con le quali noi operiamo per costruire questi strumenti, per customizzarli, specializzarli, venire incontro, capendole sempre di più, le esigenze del sistema produttivo, prevede che le due parti riescano a dialogare, che le due parti riescano a trovare un punto di contatto, perché noi abbiamo necessità di avere un interlocutore con il quale operare, che conosca comunque l'ambito entro il quale la SFIRS, gli altri soggetti coinvolti citati, il Centro Regionale di Programmazione, gli altri assessorati devono operare. Un sistema di regole piuttosto articolato. A noi il compito di, attraverso questo sistema più o meno complesso, così come lo si vuol definire, o comunque articolato, riuscire a semplificare per trovare con gli strumenti delle soluzioni, proporre dei meccanismi che possano davvero sostenere le imprese. Un aspetto fondamentale è questo, quindi riuscire ad allinearci, ma è altresì importante capire che gli strumenti finanziari di cui abbiamo parlato, e come ha ben precisato anche il dottor Carta nel delineare la differenza tra procedura di un tipo e procedura di un altro, prevede uno snellimento e anche la capacità però di entrare in un sistema del rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese, che non si sostituisce necessariamente al fondo perduto, alla classica sovvenzione, la quale deve essere invece snellita nelle procedure, semplificata, però semplificata nel modo in cui si possa aiutare con meccanismi automatici e più semplici, quindi meno lunghi in termini di tempistiche di lavorazione delle singole operazioni, delle singole domande, delle singole pratiche, anche noi che siamo non la controparte ma i soggetti con i quali le imprese devono operare. E gli strumenti finanziari giungono in un momento critico che fa emergere ancora di più come nell'emergenza loro hanno amplificato la capacità di essere efficaci, e accelerare il percorso di utilizzo di questi strumenti prevede anche che le imprese siano in grado di poter recepirne ovviamente le potenzialità, di poter comunque essere supportate. Il tema delle piccole imprese lo abbiamo evidenziato anche noi nel percorso di costituzione di un piccolo strumento, dico come dotazione, ma iniziale, proprio per rafforzare la loro strutturazione, patrimonializzare e intervenire. L'elevato livello di rischiosità legato alla potenziale insolvenza e deterioramento dei crediti è un problema che abbiamo ben a mente e sul quale in quel modo, ma più in generale con le altre procedure, interverremo.
Però c'è da precisare che il Fondo Emergenze Imprese, nato per sostenere le PMI, ha fondamentalmente raggiunto e raggiungerà piccole e medie imprese. È nato per tutti i settori, non abbiamo volutamente, creandoci un problema procedurale, perché comunque abbiamo ampliato la platea, inserito tutti i codici Ateco, quindi abbiamo lasciato, salvo ovviamente i settori che non possono essere finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali per norma, per legge, e abbiamo deciso di arrivare a tutti. Non abbiamo fatto restrizioni. Questo implica una procedura che si allarga, si amplia, ma qual era l'obiettivo? E il taglio medio è ovviamente basso, non sono le grandi imprese, non sono i grandi finanziamenti. Abbiamo anche finanziamenti da poco deliberati da 15, 30, 50 mila. Il problema era raggiungere tutta la platea. Avere circa 4 mila domande vuol dire, avendo delle risorse anche commisurate al nostro bilancio e alla nostra capacità come regione, di non poter ovviamente raggiungere tutti. Però è nato come strumento il più democratico possibile. Non si sono scelti i codici Ateco per questo motivo. È differenziato per i settori e vale PMI, tant'è che non avendo poi la capacità di sostenere anche le grandi, perché nell'ordine di presentazione sono arrivati i primi, quelli che sono arrivati, quindi noi ovviamente andiamo a servire chi si è presentato nelle modalità di presentazione della domanda prima degli altri, quello che è il comparto produttivo in toto. Abbiamo istituito un'altra linea per quelli più grandi a condizioni molto diverse, condizioni decisamente diverse, quindi questa parità di trattamento c'è anche nei termini, perché come ha detto bene il dottor Carta prima, non entrando poi su questo strumento che è appena uscito, avremo modo di approfondire il ragionamento, abbiamo settorializzato ma condizioni che sono diverse, le PMI sono molto più avvantaggiate nello strumento FACE. Starà a noi adesso, nel lavoro con gli istituti di credito, a trovare una provvista aggiuntiva e cercare di raggiungere un maggior numero di piccole e medie imprese. Però questo alert e questa attenzione che evidenzia il dottor Porcu non è tanto sul singolo strumento che è l'esempio per portare all'attenzione il tema, ma è quanto riuscire a sostenere il comparto delle piccole e piccolissime imprese nel momento in cui la moratoria terminerà, nel momento in cui avremo davvero da valutare gli effetti di questa crisi finanziaria, che non è tanto oggi, lo è oggi, ma lo è domani, quando torneremo all'ordinarietà e vedremo chi davvero è riuscito a sopravvivere a questa situazione del tutto eccezionale. E noi stiamo lavorando con questi strumenti, la SFIRS sta lavorando su questi strumenti col sistema anche privato, proprio per arrivare ad avere il set che ci consente di aggredire il problema quando emergerà ancora di più. Questa è l'attenzione che abbiamo assolutamente, dottor Porcu, e grazie anche della preoccupazione e del punto di riflessione che porta come sempre al tavolo. Grazie. Alessandro Tronci Confidi. Buongiorno a tutti. Non buongiorno, so se mi sentite. Prego. Mi sentite? Sì, sì. Riuscite a sentirmi? Sì, non è probabilmente un problema qui in sala, possiamo aumentare il volume, però proceda pure. Un saluto a tutti i relatori. Un saluto a tutti i partecipanti, mi unisco anche all'applauso che ha fatto sull'iniziativa Francesco Porcu. Comunicare anche gli strumenti messi in campo dalla programmazione regionale all'impresa è un momento di sintesi e di crescita di tutto il sistema. Più volte i colleghi che hanno parlato in precedenza, qualcuno anche ex collega, visto che la mia esperienza professionale mi ha portato per tanti anni anche alla SFIRS, ma in particolare Marco Nasedo, ha fatto riferimento al discorso delle sinergie tra sistema pubblico e sistema privato. Stesso concetto poi è stato ribadito sia da Massimo Concas che da Ignazio Carta. Il mondo dei Confidi rappresenta proprio una realtà importante del sistema privato, una realtà che cerca di sostenere migliaia di piccole e direi anche microimprese. Realtà variegata, quella dei Confidi, differente nelle proprie prerogative a seconda dei comparti, ma di sicuro tutte realtà dei Confidi che sono indirizzati verso il mondo delle imprese. La programmazione regionale ha già tenuto conto di questa realtà importante, con strumenti specifici che vengono attivati anche grazie ai Confidi. Parlo del fondo di garanzia regionale gestito dalla SFIRS, parlo del fondo unico regionale, parlo dei fondi dedicati a specifici settori, come quello della pesca e dell'agricoltura. Le attività dei Confidi vanno in sintesi anche nelle iniziative dell'Osservatorio dei Confidi, di cui faccio parte come rappresentante del mondo dei Confidi, insieme anche
a rappresentanti della regione e della SFIRS. L'osservatorio deve essere un momento di sintesi, di proposta per cercare di utilizzare al meglio e sviluppare questa sinergia tra il mondo privato dei confidi e il mondo pubblico. Si sta cercando di lavorare per migliorare la fruibilità delle risorse assegnate, si sta cercando di ampliare le forme tecniche di utilizzo delle risorse, parlavamo adesso di interventi anche a favore delle piccole e medie imprese e delle microimprese. Secondo me molto si può fare anche attraverso i confidi, ci saranno anche proposte fatte dall'amministrazione regionale in questo senso. Si stanno cercando di snellire le procedure, parlavamo di tempistiche, le tempistiche sono un aspetto fondamentale. In questo momento la situazione economica la conosciamo tutti conosciamo le problematiche che sta avendo il mondo delle imprese, le risposte, i tempi di risposta diventano un aspetto fondamentale per la sopravvivenza di alcune imprese. Sia il mondo dell'amministrazione pubblica, sia il mondo bancario, sia il mondo dei confidi deve fare uno sforzo enorme per essere pronto e rispondere in tempi rapidissimi, però considerando tutte le difficoltà che ci sono anche nell'applicare certi processi e certe misure. Dobbiamo lavorare come confidi insieme anche all'amministrazione pubblica per favorire dei processi virtuosi di collaborazione tra confidi più grandi, più piccoli, vigilati e non vigilati, per sfruttare tutte le potenzialità del sistema, che vi garantisco che sono veramente tante. Il mondo dei confidi si candida in maniera importante ad essere un partner stabile e affidabile della regione per l'utilizzo delle risorse con mezzi propri, ma anche per cercare di gestire dei fondi specifici e dare un impulso importante nell'utilizzo delle risorse in favore dell'impresa. Noi ci siamo come mondo confidi, siamo attenti alle problematiche delle imprese, noi nasciamo in funzione delle imprese e su questo dobbiamo dedicarci. Siamo qua e cerchiamo di dare maggiore stimolo anche all'amministrazione pubblica per lavorare su questo aspetto. Grazie a tutti. Grazie a lei. Una breve replica del dottor Concas della SFIRS. Sì, io ringrazio Alessandro Tronci per l'intervento estremamente puntuale. Giusto una precisazione, perché Alessandro lo sa, ma lo sanno anche bene tutti gli altri interlocutori, che la collaborazione con il mondo consorsi fidi è particolarmente forte e lo è ormai da circa un decennio. E si è ulteriormente rafforzato anche con lo strumento dell'osservatorio dei confidi, al quale la giunta attuale ha dato nuovo vigore e nuova fiducia. Siamo perfettamente consci di questo e stiamo valutando tutti gli strumenti per quanto riguarda l'utilizzo del fondo unico, in modo tale che questo diventi uno strumento di supporto importante per l'operatività dei confidi, che come sappiamo e come il dottor Tronci ci può testimoniare è una realtà estremamente variegata, complessa ed articolata. Perché poi parlare di confidi significa parlare di realtà estremamente diversificate fra loro. Prendiamo ovviamente atto, cognizione di quello che ci è stato appunto detto dal direttore generale di Confidi Sardegna e rimarchiamo il fatto che i confidi sono sempre e comunque nostri partner che peraltro ci hanno dato una mano sia sul fronte appunto del sistema delle garanzie, si sono anche rivelati partner importanti in misure di finanza alternativa e complementare già in altre operazioni, speriamo di continuare a vederli al nostro fianco. Sicuramente il fondo unico sarà uno strumento molto importante e Alessandro, abbiamo appunto segnalato la valutazione per quanto riguarda la sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, che è uno strumento sul quale stiamo lavorando proprio in questo periodo e che sicuramente vedrà coinvolti anche voi. Grazie. Grazie dottor Concas. Adesso la parola è a Gian Simone Masia di Confindustria, poi parlerà Claudio Azzori di Lega Coop. Prego dottor Masia. È in linea? No? No. Probabilmente ha perso la connessione, quindi mentre cerchiamo di ripristinarla, se è in linea, sì, più tardi, ok, ci vuole un po' di tempo, Claudio Azzori di Lega Coop, prego. Sta attivando il microfono, sì, prego. Salve, grazie per l'invito. Credo che il confronto aiuti a migliorare le cose che si intendono fare, quindi
Non mi ripeto sulla bontà delle cose presentate, però voglio entrare in merito sulla loro applicabilità. Noi abbiamo un problema in Sardegna da troppi anni, quello di pensare che basta mettere risorse, trovare strumenti e costruiamo così progetti di investimento. Dovremmo fare un cambio di paradigma, ripartire dal tessuto economico imprenditoriale che abbiamo, lavorare per potenziarlo, perché conosciamo tutti le dimensioni delle nostre imprese tutte, anzi, pensate che in questo momento la cooperazione fa parte delle grandi imprese, questo la dice tutta. E allora io credo che bisogna partire da quello per costruire delle proposte progettuali che vengono dal privato, ancor di più se in accordo con il pubblico, come adesso le linee comunitarie ci indicano, e poi abbinare gli strumenti. Insomma, dovremmo essere un po' meno autonomisti identitari nei confronti dello Stato e più tra noi. Guarda, sono le stesse cose che ho ripetuto qualche anno fa. L'esempio del Pecorino Bond, un lavoro enorme, uno strumento meraviglioso che in Emilia-Romagna e in Lombardia e in Veneto avrebbe avuto tanto successo, ma era da applicare al tessuto economico sardo e i numeri sono quelli. Io credo invece che serva non solo e soltanto la Sfirs, che manda oggi un segnale importante, quello dell'integrazione fra le risorse pubbliche e le risorse private, la costruzione degli strumenti, delle risorse per andare oltre i limiti della burocrazia regionale, ma serve impostare la nostra crescita delle imprese anche quando diamo i soldi, a condizione che sia dentro le filiere. Quindi la programmazione degli strumenti 21-27, se impostata come le precedenti programmazioni, porterà a dare risorse alle imprese per lasciarle nelle loro dimensioni. Se impostata invece per la costruzione delle filiere, quindi ti do le risorse se stai dentro una filiera settoriale o intersettoriale, perché dobbiamo andare oggi anche oltre il concetto di politiche settoriali, come ci insegna l'Agenda 2030, le linee della Commissione Europea, insomma, il mondo che è cambiato. Dopodiché ci sono un paio di proposte invece pratiche su cui dovremmo tenere l'attenzione anche la Sfirs e la Regione. Per esempio, abbiamo una grande opportunità, se ancora una volta non scommettiamo sull'idea che possano venire le grandi imprese da fuori a fare gli investimenti, sulle comunità energetiche, il bel piano energetico che ha proposto la Regione, che ha passato le commissioni, che ci auguriamo arrivi quanto prima all'approvazione del Consiglio, è un'opportunità di sviluppo enorme. Ecco, lì va costruito uno strumento anche da parte della Sfirs. Sull'ecobonus l'avete fatto, lo stiamo facendo tutti. Guardate che il tema è non come finanziare le imprese, il tessuto delle imprese di costruzioni era distrutto prima del Covid. Stiamo parlando di una moltitudine di micro aziende, ma come costruire, chi farà da general contractor? Ecco, io credo che Sfirs, insieme ad altri soggetti, possa, insieme a noi, organizzazioni datoriali, costruire quello strumento, perché poi se non hai spalle d'impresa, nessuna di quelle microimprese, anche con lo strumento, potrà fare da general contractor. E infine un ultimo tema, il VBA, il worker buyout, le imprese in crisi, figuratevi quante ne avremo in questo periodo, ma anche il semplice ricambio generazionale, come da finanziare a nazionale. Se noi costruiamo uno strumento tra la Regione e la Sfirs, noi saremo in grado nei prossimi mesi di riavviare imprese che sono destinate alla fine o di far continuare imprese il cui cambio generazionale porterebbe alla chiusura. Allora, confronti come questo servono, sono utili
strumenti appropriati che la SFIRS è in grado, anche per le capacità e le professionalità che ha, di creare per il sistema imprenditoriale sardo. Quello che abbiamo, senza raccontarlo in maniera diversa, può essere utile. Chiudo. Guardate, lo stesso esempio l'abbiamo nel mondo universitario, che per legge, non per scelta loro, per potersi mantenere devono fare ricerca da vendere a mercato sulle riviste specializzate per le grandi imprese, eppure è finanziata dalla Regione Sardegna, è finanziata anche da altri soggetti, la Fondazione di Sardegna. Servirebbe fare ricerca per il tessuto imprenditoriale che abbiamo, quello con le dimensioni che ho appena descritto, che è la fotografia reale, per poterlo far crescere, altrimenti tutti gli sforzi e tutte le risorse che noi mettiamo potranno servire ad aiutare alla sopravvivenza le imprese, ma non mettere la Sardegna e tutto il suo tessuto imprenditoriale in competizione con questo mondo che è cambiato, cambierà sempre di più e che necessita di un sistema imprenditoriale forte. Cioè, facciamo un po' anche una fotografia chiara, senza dire che siamo un sistema perfetto, è un sistema che è da ricostruire, poi gli strumenti serviranno e saranno utili, così come le risorse, se si riuscirà ad andare in quella direzione. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, ora è pronto il collegamento con Gian Michele Masia, prego. C'è una replica, prego. Ora mi sente, sì, mi sentite ora forse? Sentite? Sì, la sentiamo. Perfetto, ora mi è stato attivato l'audio, sì. Perfetto, considerato il tempo e considerato un altro impegno che si sta sovrapponendo, sarò brevissimo. Prima di tutto vi ringrazio perché la presentazione da parte di SFIRS è stata, l'assessorato alla programmazione, è stata molto molto interessante, molto molto dinamica. Vedo che c'è un avvicinamento sostanziale alle esigenze dell'azienda e chiaramente di questo siamo molto soddisfatti. E approfitto dell'occasione, del fatto che ci sia il Centro Regionale di Programmazione, a Tornasede, non so se c'è ancora l'assessore, perché ci è stata segnalata proprio ieri una dimenticanza forse all'interno del provvedimento sulle aziende turistiche, l'ultimo, o perché non è stato escluso un codice Ateco, non è stato previsto, che è quello delle strutture ricettive all'aria aperta, che in qualche caso sono anche imprese fortemente strutturate e grosse, e quindi non capiamo per quale motivo non sia stata prevista la possibilità che anche loro possano accedere a questo strumento. Mentre invece per quanto riguarda tutte le cose che sono state dette da SFIRS, in particolare dal dottor Carta e dal dottor Concas, volevo segnalare un'esigenza che è abbastanza forte, abbastanza impellente, che mi sembra di capire che in qualche modo sia stata già prevista e disciplinata tra gli strumenti che devono essere portati avanti, che è quella legata al capitale di rischio delle startup innovative. Le startup innovative sono sempre più numerose, molte sono legate anche a nuovi investimenti tecnologici e all'economia circolare, che è uno degli argomenti che sarà più, tra virgolette, di moda nei prossimi anni, con gli strumenti che l'Unione Europea sta prestando e su cui ci chiederà di investire. Ecco, su questo credo che dovrà essere fatto uno sforzo per cercare di supportare delle eccellenze che già noi abbiamo sul territorio, anche in termini di brevetti, di progettualità, e che si stanno affacciando e che hanno bisogno di un sostegno. Quindi credo che la SFIRS, con queste premesse e con queste azioni che ha attivato, può veramente diventare il soggetto che affianca l'imprenditore fin dall'idea, fin dalla nascita, e poi chiaramente con tutti gli ulteriori strumenti. Ecco perché quello che ricordava anche il dottor Nasedu credo che sia molto importante: sarà necessario avere la SFIRS al proprio fianco in questa fase di emergenza, ma poi ci sarà anche un momento di ordinarietà, e sempre con maggior forza anche in quelle circostanze sarà necessario per le imprese avere un partner importante a fianco. Si è parlato di eliminazione della fisicità, questa è un'importantissima novità, perché poi spesso e volentieri le aziende, quelle che almeno noi rappresentiamo del nord, estremo anche nord, sentono abbastanza la distanza da Cagliari, che richiede
richiede anche un impegno fisico di centinaia di chilometri in giornata per poter, diciamo, incontrare la SFIRS. Il fatto che vengano, diciamo, avviati nuovi strumenti tecnologici e innovativi di contatto, chiaramente ci sarà di grandissimo aiuto e sicuramente contribuirà ad accelerare l'iter delle pratiche di cui spesso le nostre imprese si lamentano per la troppa, diciamo, la lunghezza delle procedure e a volte anche per la farraginosità anche dei bandi regionali e per la complicazione. Quindi ecco, un grande apprezzamento, perché mi sembra di capire che tutto quello che è stato presentato va nella direzione giusta, e quindi gli auguri per tutto il resto che farete, sapendo che avete dalla vostra parte il mondo delle imprese, il mondo dei consorzi fidi e tutti i soggetti che hanno a cuore lo sviluppo della Sardegna. Io mi scuso se vi devo lasciare, vi auguro buon lavoro e vi saluto tutti. Grazie, grazie. Penso ci sarà una breve replica a proposito delle imprese turistiche da parte del dottor Nasedu, ma prima vorrei tornare all'intervento precedente di Azzori, perché il dottor Concas voleva fare una precisazione. Prego. Sì, ovviamente il confronto stimolato dal dottor Azzori è sempre molto importante nelle diverse misure sulle quali ci siamo, come dire, incontrati in diverse occasioni. Io volevo segnalare una cosa importante. Sono assolutamente d'accordo sulla necessità dell'incontro e soprattutto quello di mettere a fattor comune tutte le esperienze. Due osservazioni importanti. È vero che in questo momento abbiamo fatto nascere questo progetto con un obiettivo che era sicuramente quello di aggregare imprese di ogni e qualunque dimensione, e l'abbiamo fatto facendo prima di tutto dei confronti con diversi imprenditori e con diverse associazioni di categoria. Peraltro mi è testimone, anche perché vedo che fra i presenti, sempre per parlare di un consorzio Fidi come Fidi Coop, il dottor Barbieri ricorderà che nella fase in cui stava nascendo proprio il mondo del decreto dei diversi bonus, facemmo addirittura un webinar tipo questo, dove cominciamo a confrontarci. È chiaro che sono assolutamente d'accordo, bisogna trovare una soluzione per arrivare a definire un meccanismo di general contractor, perché purtroppo i soggetti con i quali poter operare e svolgere le attività devono essere appunto dei soggetti che rispondono a determinate caratteristiche. Questo è un qualcosa sul quale stiamo lavorando, però visti i tempi estremamente ristretti e vista l'esigenza di partire e poi magari fare qualche modifica in corso d'opera, abbiamo ritenuto di partire col progetto. Ben venga ogni e qualunque suggerimento che ci consenta di fare delle modifiche. Sapete bene che si tratta di processi articolati e solo un general contractor, ma vi faccio proprio un caso di specie molto molto semplice e molto veloce. Chi è oggi il soggetto che può determinare prima di tutto importanti commesse, se non un'azienda che ha determinate caratteristiche? Ma l'altra cosa, riesce a gestire tutte le problematiche di carattere normativo, seppur in fase di semplificazione, che parte da una fase semplicissima: il problema dell'accesso agli atti nei comuni. È chiaro che per poter fare questo è necessario la figura del general contractor, e lo chiedono anche i diversi investitori nei nostri progetti che si vogliono vedere restituiti il denaro in forma di credito d'imposta. Quindi benissimo questa indicazione. Chiudo con un'altra indicazione molto molto interessante, che è quello delle comunità energetiche. Da estimatore dell'Alto Adige c'è proprio una realtà che è partita già da diverso tempo proprio lì su questo, d'intesa con l'Enea. Ci lavoreremo, quindi tutti gli spunti verranno ripresi, però l'obiettivo adesso è: cominciamo intanto a partire delle misure, cominciamo intanto a far partire dei meccanismi che comunque faranno lavorare sia il grosso operatore, ma faranno lavorare anche l'idraulico, l'impiantista, con un momento ovviamente di crescita, che sarà quello di consentire anche alle piccole imprese di crescere, ma anche da un punto di vista di know-how. Un esempio su tutti e chiudo. Voi sapete quanti corsi in questo momento ci sono per far imparare, per insegnare il meccanismo dei cappotti negli edifici? È una cosa impressionante.
Perché? E questo significa presentare a tutti un nuovo modo di lavorare che serve. Quindi benissimo, gli stimoli ne prendiamo atto, vedremo assolutamente di confrontarci anche su questo, anche in telefonate riservate. Grazie. Grazie dottore. E dottor Nasedu, per quanto riguarda l'inclusione di alcuni codici Ateco di tipo turistico? Sì, più che entrare nel dettaglio dando una risposta secca, sì o no, ovviamente abbiamo recepito l'indicazione del dottor Masia, adesso valuteremo come procedere per dare con questo strumento la possibilità di avere il più ampio coinvolgimento possibile, ovviamente nella logica dello strumento e mantenendo salde le prerogative per le quali la Giunta ha dato indicazione costruire un tipo di procedura avente queste caratteristiche. Vorrei velocissimo però anche dire un grazie nel senso del rapporto che si sta creando anche al dottor Azzurri e al dottor Masia, perché al di là delle difficoltà che sono evidenti, siamo i primi, come abbiamo rimarcato, perché non ci nascondiamo, riprendo le parole del dottor Carta che come sempre su questi aspetti è molto preciso, puntuale e con serietà, perché ci sono delle difficoltà e stiamo ragionando di questo, e oggi è un incontro in cui presentare gli strumenti nuovi, le nuove opportunità, fa sì che partiamo da quello che abbiamo imparato. Abbiamo imparato a fare delle cose bene e abbiamo imparato a fare delle cose meno bene, risultando così più semplice anche il termine che utilizzo e meno tecnico, proprio per capirci e essere chiari. Di fronte a questo non ci nascondiamo, partiamo dalla messa a valore, ripeto, dell'esperienza, che vuol dire aver imparato con aspetti positivi alcune procedure, alcuni meccanismi e dover necessariamente migliorarne degli altri. Di fronte a questo avete messo sul campo, il dottor Azzurri in particolare ha fatto un ragionamento abbastanza ampio, condensato, devo dire molto bene, perché molto, molto sintetico, ma ha toccato diversi aspetti, anche il dottor Masia. Ci sono argomenti nuovi, o perlomeno nuovi, perché ci sono direttive, ci sono norme, ci sono possibilità che ci vengono date anche nel quadro legislativo, che è nuovo. Quello, ad esempio, nel settore della transizione energetica, di poter ragionare con il comparto produttivo e con i cittadini di comunità energetiche. Questo è uno degli argomenti dentro l'obiettivo di Policy 2 più importanti. Sarà nostra cura, come dicevamo, lavorare con voi anche su questo e proporvi dei meccanismi e delle modalità di attuazione degli interventi. Non è semplicissimo però, perché la normativa è in itinere per consolidare alcuni aspetti legati prima di tutto alla materia degli aiuti di Stato per i soggetti privati e a come poter gestire nel ciclo di produzione, consumo, autoconsumo e distribuzione del surplus l'energia che viene prodotta, e questo è un altro tema per mettere a valore questo tipo di interventi. Però è stato toccato anche il tema del dimensionamento. Il dottor Azzurri ha detto che bisogna capire il contesto, parafraso ovviamente, e ascoltare le specificità, le esigenze delle piccole imprese e con loro costruire gli strumenti. Lei ha detto esattamente, col suo punto di vista, quello che noi vogliamo proporre: capire, specializzare gli strumenti per, e capire se vanno bene. Non è detto che questi strumenti finanziari vadano bene per tutti i tipi di imprese, non è detto che per certe filiere bisogna lavorare diversamente, ma è vero anche che dobbiamo superare la logica del fondo perduto, che è molto più lento e laborioso in termini procedurali, per arrivare anche a strumenti più snelli, più rapidi, laddove è possibile. È questa la sfida, mettere insieme questi due elementi e superare le criticità insieme. L'aspetto interessante è anche quello delle start-up innovative. Noi abbiamo lavorato in passato, proprio la SFIRS ha dedicato tempo, competenze, fatica nel costruire dei progetti e nel costruire delle procedure su questo tema. Abbiamo riscontrato anche una difficoltà a volte, vuoi perché gli investitori istituzionali vanno andati a cercare, come si dice, vanno presi, vuoi perché il nostro dimensionamento non prevede che siamo così tanto appetibili in alcuni casi. Noi abbiamo avuto modo di testare anche su questo ambito le nostre capacità e strumenti. Però vi raccontiamo anche che nel momento in cui dobbiamo affrontare questo tema ci sono anche dinamiche diverse, dove potrebbe essere utile cofinanziare con una dotazione regionale uno strumento nazionale che poi va customizzato sul locale. A questo proposito, il fondo del MIUR, proprio per la ricerca e sviluppo, che io ho citato nella logica della governance, ha previsto anche la possibilità, e ha partecipato anche un istituto privato che è fortemente legato al nostro territorio, cioè il Banco di Sardegna, che è un soggetto che attua quella linea, quel fondo di fondi con la BEI e il MIUR, di poter partecipare anche e pensare a customizzare gli interventi e localizzarli con un'attenzione maggiore anche dell'operatore che attua poi l'attività istruttoria di finanziamento a livello locale. Non è sempre detto che dobbiamo creare degli strumenti e non possiamo cofinanziare strumenti nazionali che hanno ovviamente una capacità di azione maggiore, una strutturazione maggiore. Questo abbrevia anche le nostre procedure, riduce il nostro impatto sulle attività, però
andiamo sempre a tutelare il riscontro per i soggetti sardi. Molto importante il rapporto con l'università, molto importante l'obiettivo di Policy 1, il tema dell'innovazione e della competitività legato anche alle competenze, come ci diceva il dottor Concas, perché dobbiamo essere pronti anche ad avere un tessuto produttivo che esprime quelle competenze e quelle capacità. Quindi anche questo sarà oggetto di attenzione e di confronto. Quindi grazie al dottor Azzurri e al dottor Masia per gli spunti e per le considerazioni che ci vedono assolutamente d'accordo e insieme, anche da punti di vista diversi. Grazie, c'è una nota di Claudio Azzurri che mi ha appena scritto e condivide e ringrazia per questo approccio che dice è quello giusto. Allora, prima di passare a due domande che ho in programma da parte di colleghi giornalisti e poi andare verso la chiusura che sarà fatta dal presidente della SFIRS Tonino Chironi, il presidente della regione mi comunica in questo momento che è in videoconferenza per i motivi che sono di massima urgenza con esponenti del governo e della protezione civile, anche perché come sapete da stamattina ci sono delle importanti novità per la ripresa delle vaccinazioni che era stata interrotta, quindi il presidente non potrà intervenire in chiusura ma chiuderà il presidente della SFIRS Chironi. C'è un brevissimo intervento. Facciamo in tempo a recuperare anche Nicola Palomba di Confindustria che si è prenotato ora. C'è un brevissimo intervento di Martinez che chiede di poter integrare con una piccola riflessione la domanda precedente, quindi darei la parola a Martinez brevemente per poi darla al dottor Palomba e poi passare a due domande di colleghi. Mi dispiace colleghi ma non posso più accettarne altre a questo punto perché dobbiamo andare a chiudere, e poi al presidente Chironi. È in linea Martinez? Sì, lo vedo, prego, lo saluto anche. Allora, buongiorno, saluti dottor Artizio, saluti a tutti quanti. Allora, la riflessione, cerco di essere velocissimo. Il dottor Carta ha detto la domanda probabilmente veniva da un tecnico, io sono un ingegnere e sono azionista della società in questione, ma ho dovuto evidentemente studiare e approfondire i temi della ristrutturazione prima di sottoporre la società al concordato. Concordati sono strumenti che la legge fallimentare ha messo a disposizione tempo fa, per uscire da una crisi, tema di cui si parlava anni fa per prevenirla. C'era la famosa riforma sulle crisi di impresa che doveva entrare, poi è stata un po' rallentata dal Covid, se no sarebbe stata una strage probabilmente. Serve appunto a superare un momento di difficoltà che può nascere a diverse situazioni. Ecco, la società in questione è una società che fa utili da anni, ha fatto circa 2 milioni negli ultimi 3 anni di utili e ne farà altrettanti nei prossimi 3 anni. Nel gruppo dove operiamo è sicuramente la più solida, anche se quella è in concordato. Quindi la riflessione voleva vertere sul fatto che non necessariamente essere in concordato, soprattutto in continuità, che vuol dire dare corpo all'azienda, sono state fatte anche assunzioni, c'è stata anche una crescita, eccetera, è necessariamente un indice di insolvenza. Anzi, alle volte il concordato impone, costringe a un rigore che magari prima l'azienda non aveva, fosse solo per i controlli che esercita il tribunale o chi per lui regolarmente, sembra quasi essere quotati per le continue informazioni che vanno necessariamente fornite al tribunale, ai creditori, sui piani eccetera. Nella fattispecie è una società che si trova all'ultimo anno, quindi volevo chiudere e concludere dicendo che forse con un supplemento istruttorio, come si fa in certi casi, e recuperare qualche società ristrutturazione che funziona meglio di società in bonis, questo lo posso assicurare da imprenditori, estremamente meglio di società in bonis o che apparentemente hanno degli outlook da AAA, ecco, probabilmente dà adito ad uno sviluppo su un settore di una società che diversamente sarebbe condannata senza giusta ragione, senza giusto motivo. Tutto qui, grazie. Ringrazio, al suo intervento fa una breve replica il dottor Carta, prego. Ingegnere, intanto le rispondo subito alla sua intervento, le rispondo in due modi. Prima non le do una prima risposta, intanto le do una disponibilità. La mia mail è carta@sfis.it, quindi mi contatti pure e le dico anche il motivo per cui gli sto dando questa disponibilità, non perché mi stia facendo la domanda, perché così le do la risposta. Allora, prima ho dato una risposta di carattere generale, quello che vede la mano pubblica rispetto alle imprese in difficoltà. Esistono strumenti pubblici dedicati alle imprese in difficoltà,
alle situazioni di crisi, ma vanno caratterizzati. Quindi alla sua domanda non può esserci una risposta generica. Il caso che lei ci prospetta è un caso interessante, va visto nel caso specifico. Tipicamente gli interventi nostri, ma soprattutto quelli pubblici, previsti anche dalla Commissione Europea, sono sostanzialmente quasi degli interventi ad hoc. Esiste addirittura una direttive specifiche da parte della Commissione Europea riferite a interventi per la ristrutturazione, per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese. Quindi non veda la nostra risposta in chiave negativa. La sua precisazione in ordine allo stato dell'impresa di cui lei è socio ci è utile, e le suggerisco, se possibile, se è interessato, prendere contatto con noi, magari fissiamo un appuntamento e vediamo se cosa possiamo fare. Non lo dico per vantarmi, ma diciamo che, in considerazione del fatto che lavoro in Svizzera da 31 anni, che la Sardegna è la Sardegna, diciamo che situazioni di crisi, dico che forse è in me, ma comunque ne ho gestito molte, forse devo dire in me, però questo è, le conosciamo abbastanza bene, siamo a vostra disposizione, ecco, anche semplicemente per un confronto, ecco. Grazie dottor Carta. Correggo parzialmente quanto annunciato prima, e cioè che l'ultimo intervento fosse quello di Nicola Palomba. Ci sarà anche, mentre il dottor Martini, l'ingegnere Martini, ringrazia per la risposta e per la disponibilità, grazie a lei, e ci sarà anche un intervento che sarà l'ultimo a questo punto da parte degli operatori del settore, di Roberto Bolognese di Confesercenti. Quindi Nicola Palomba di Confindustria, prego, raccomando ancora brevità sia nella domanda che nell'eventuale replica, prego. Sentite? Sì, perfettamente, prego. Perfetto. Brevissimo, intanto un ringraziamento e veramente complimenti per l'impostazione, come dicevano anche prima di me altri colleghi, un'impostazione non solo di questa giornata, ma anche di tutto il lavoro che è stato fatto, un esempio per tutto il Fondo Emergenza Imprese, per cui un ottimo modo di lavorare e devo dire anche di ascoltare anche le esigenze delle imprese. Mi permetto solo di segnalare solo qualche piccolo spunto. In particolare ho sentito parlare con piacere della filiera del turismo, anche con la finanza, soprattutto con la finanza agevolata, si può indirizzare e si può cercare di creare quella cultura della filiera, non solo per il turismo, ma io mi riferisco in particolar modo al turismo, il settore a cui tengo particolarmente, dove questo senso di filiera poi tra l'altro è ancora da costruire. Sempre legato all'aggregazione delle imprese, si potrebbe forse fare qualcosa di più coraggioso, anche studiare delle ipotesi di fusione tra aziende che hanno delle caratteristiche similari per quella crescita dimensionale, con o senza l'equity, perché anche l'equity potrebbe essere un elemento da tenere in considerazione. Altro elemento è il passaggio generazionale. Oggi stiamo vivendo un momento in cui molti imprenditori si stanno facendo anche più chiarezza su cosa vogliono, che tipo di attività vogliono seguire come loro core business, magari non concentrare gli sforzi verso determinate iniziative e lasciarne altre. Quindi anche il passaggio generazionale, oppure semplicemente il passaggio di quote di partecipazione, sono degli argomenti che possono aiutare per sbloccare tante situazioni che magari sono un po' rallentate. Termino per un'ultima cosa, magari un'attenzione ai tempi, non tanto per i tempi, che per la lunghezza, perché vedo che sono sempre più veloci, in particolare Fondo Emergenza Imprese dal mio punto di vista non ha dei tempi lunghissimi, ma semplicemente molti associati ci chiedono e noi magari non sappiamo dare le risposte, per cui se riusciamo ad essere informati ex ante con un orizzonte temporale, anche se non brevissimo, e poi magari un aggiornamento periodico. Grazie, grazie. Grazie a lei. C'è una replica? Sì, prego.
Intanto buongiorno. Per quanto riguarda i suggerimenti che lei ci sta dando e che sono sempre molto utili, allora mi riferisco in modo particolare agli suggerimenti fusioni, raggruppamenti, interventi sul eventuali interventi di capitalizzazione delle imprese. Allora, lo strumento che la giunta regionale intende attivare e che è stato autorizzato con la legge di fine anno ha proprio quell'obiettivo. È uno strumento. In questo momento ci troviamo in una fase iniziale. Intanto abbiamo i soldi, abbiamo l'autorizzazione da parte della giunta regionale, abbiamo le idee, quindi abbiamo il contenitore. Abbiamo uno stanziamento che non è esagerato, ma che va visto come primo impianto e quindi come una fase di sperimentazione. È previsto, stiamo parlando di uno strumento che è disciplinato nella deriva di giunta che è già stata citata dall'ingegner Raseddu. Questo strumento può avere N applicazioni, tra cui anche quello finalizzato a favorire le operazioni di fusione e di aggregazione. Gli interventi di patrimonializzazione, gli interventi di fusione, magari anche con l'indebitamento, sono operazioni che noi come Swiss abbiamo già fatto. È chiaro che deve essere chiaro però una cosa. Qua nel corso di questa riunione si stanno toccando diversi temi. Il tema pandemico, il tema della lentezza, della velocità. Allora, questo che lei ci pone all'attenzione è un problema particolarmente interessante, che ovviamente necessita di tempo, che quindi va in contrasto rispetto alla necessità di velocità che ci è richiesta con riferimento agli aspetti pandemici. Con questo non significa che tarderemo a metterlo in produzione, ma è del tutto evidente che in una situazione di difficoltà, quale quella in cui stiamo vivendo, è in un contesto in cui, sempre in termini di principi di economia, carenza di risorse, cioè è evidente che per mettere in piedi e allestire degli strumenti occorrono risorse, che in questo caso sono sempre le stesse che sono chiamate a correre. Quindi in questo momento abbiamo dato precedenza agli aspetti di natura emergenziale. Sicuramente nei prossimi mesi allestiremo anche il prodotto che dovrebbe consentire di dare una risposta anche a operazioni di fusione, aggregazioni, interventi di capitalizzazione. Sono cose che si possono fare, ma che contrastano rispetto alla velocità che è richiesta dagli interventi pandemici. Grazie. Anche il dottor Naseddu vuole aggiungere qualcosa? Sì, giusto una chiosa. Confermo in pieno proprio l'analisi che brevemente, ma molto con grande chiarezza, con molta precisione ha fatto il dottor Cato, perché noi adesso siamo chiamati all'emergenza, quindi dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza il sistema produttivo. Come ha sottolineato, noi in una delibera che ha delineato interventi per l'emergenza, rafforzamento di quello che sarà il futuro, cioè domani, che è subito, per cui dobbiamo tirare le somme di quello che rimarrà ovviamente a seguito di questa emergenza all'interno del sistema produttivo, e quindi qual è l'ordinarietà che ci dovremmo aspettare o come ripristinarla a pieno. Questo è uno strumento pensato per quel motivo, che è aperto a tutti questi aspetti. Ne ha citato 5 dottor Carta, che già da solo uno di questi rappresenta un punto di lavoro che esplode, che ha tantissime potenzialità. In questo discorso entra anche il passaggio generazionale. Noi con il FACE a contatto più diretto con le imprese, anche per chiudere rapidamente la combinazione dei due interventi, come raccontavamo, che non sono in unica operazione ma sono distinti, quindi un lavoro aggiuntivo per noi, cioè sovvenzione che abbatte il costo del capitale prestato e finanziamento da parte degli istituti di credito che lavorano con noi, abbiamo riscontrato una notevole esigenza anche di passaggio generazionale. Cioè abbiamo riscontrato proprio che questo tipo di intervento vede anche il passaggio di consegne quasi da colui che ha costituito l'impresa, il gruppo, ai soggetti più giovani che avranno il testimone poi nel lavorare nel momento del ripristino dell'ordinarietà. Quindi abbiamo sicuramente uno strumento utile, è un punto di lavoro, dobbiamo insieme mettere anche la scala delle priorità, una attenzione e poi l'altra, o contemporaneamente entrambe, ma ora siamo ancora in uno stato di emergenza, quindi è molto importante. Sulle filiere, questo è lo strumento, oltretutto le possiamo rafforzare, e la filiera del turismo e i servizi per il turismo unisce
piccoli e grandi. Quindi non continuiamo a vedere questa dicotomia, questo come una differenziazione tra gli uni e gli altri, ma abbiamo gli strumenti per entrambi e dobbiamo far lavorare insieme i due ambiti, le due dimensioni delle imprese. E proprio nella filiera del turismo ci accorgiamo che questa sinergia è inevitabile. Quindi grazie ai suggerimenti del dottor Palomba, anch'io mi associo e poi ci ovviamente confronteremo, visto che poi lei è specializzato in questo ambito, eventualmente su altri tavoli, quelli partenariali, per lavorare insieme. Grazie. Una voce che viene dal mondo del commercio è quella di Roberto Bolognese. Prego. Roberto Bolognese. Mi sentite? Sì, perfetto. Prego. Grazie. Allora, sarò velocissimo. Allora, stante l'attuale situazione che sicuramente ha messo a dura prova la salubrità del sistema economico produttivo di tante imprese, però dobbiamo registrare come Confesercenti che una buona parte delle microimprese, soprattutto quelle legate al commercio, sono precipitate oltre la fatidica deadline del comparto non in bonis. Noi supponiamo almeno un buon 35% delle piccole imprese che fanno capo al commercio sono in questo tipo di situazione. Adesso la domanda può sembrare anche pleonastica, ma pur capendo che la SFIRS deve soggiacere alla normativa pubblicistica, fino a che punto attraverso strumenti finanziari come il fondo di emergenza imprese si può spingere in questa linea di confine proprio per sopperire a questa esigenza assolutamente impellente nella quale versano tante imprese? Grazie. Forse è sfuggita l'ultima parte della domanda, Roberto. Dicevo, mi sentite? Sì. Dicevo, pur dando per scontato che la SFIRS, essendo un ente pubblico, deve soggiacere alla normativa pubblicistica, come può venire incontro alle aziende che, essendo non in bonis, non possono accedere a prestiti da parte di un ente pubblico? Tutto chiaro, probabilmente si collega anche a qualche risposta precedente, se vuole aggiungere qualcosa il dottor Carta. Allora, dottor Bolognesi, anche qui mi consente di dare una spiegazione di carattere generale. Gli strumenti che caratterizziamo la risposta all'interno del fondo emergenze imprese. Il fondo emergenze imprese è comunque un fondo attraverso cui vengono concessi finanziamenti. Pertanto il presupposto di base per la concessione è sempre la sussistenza del merito di credito. Quindi deve essere sempre l'impresa che presenta la domanda, che sia presentata alla banca o che sia presentata a SIS, deve sempre poter avere dimostrare e quindi avere un piano d'impresa che dimostri la sua capacità di rimborso nel tempo delle somme finanziate. Il fondo emergenze imprese, per come è stato concepito, io non è che nei fatti guardiamo le caratteristiche di questo fondo. Il fondo emergenze imprese è stato concepito da Regione Autonoma Sardegna e da SFIRS con delle caratteristiche molto particolari. Soffermiamoci su un aspetto: concede finanziamenti per liquidità a 15 anni, che nel sistema bancario non esiste un concetto di questo genere. Quindi liquidità per 15 anni diciamo non è uno standard. Quindi sin dall'origine il fondo si caratterizza per la sua natura emergenziale. Quindi la risposta, per dare una risposta alla richiesta che ci proviene dal dottor Bolognesi, un'azienda non in bonus, bisogna capire se è classificata a sofferenza. Se è classificata a sofferenza non si può fare niente. Un'azienda che non sia in bonus ma si trova in una situazione di temporanea difficoltà, occorre che abbia davanti a sé un piano di impresa che dia certezza della possibilità della restituzione delle risorse. Di più non noi, ma nessuno può fare. Nessuno può fare. Posso aggiungere una cosa? Grazie anche a te. Qualcosa, sì, prego.
più che di natura tecnica, come è stato benissimo insomma evidenziato, essendo un fondo emergenza interveniamo con un meccanismo, una modalità del tutto nuova e del tutto differente dall'ordinarietà, però anche dal punto di vista regolamentare, cioè da distinguere questo aspetto. Noi possiamo intervenire su quei soggetti che poi tecnicamente devono garantire la capacità dell'istituzione, che questo è l'aspetto fondamentale, pur avendo questi linee di finanziamento e questi meccanismi che aprono tantissimo alla situazione emergenziale e alle difficoltà per aiutare le imprese. Noi possiamo garantire il finanziamento per coloro che sono entrati in difficoltà dal momento in cui è scaturita la pandemia. Quindi dal punto di vista regolamentare, se può essere anche questa una sfumatura nella domanda del dottor Bolognesi, noi possiamo intervenire su quei soggetti che hanno queste difficoltà maturate a seguito della pandemia. Precedentemente no, questa era una delle classiche domande, principali domande che ci sono arrivate, che è stata spiegata benissimo. Quindi la regola lo dice: se noi da marzo, quando è scaturita la pandemia, è stata riconosciuta dal punto di vista regolamentare una situazione emergenziale e l'Europa l'ha fatto immediatamente, quindi grande apertura anche da parte della Commissione nell'intervenire in maniera repentina e tempestivamente sul tema, noi possiamo intervenire, ovvio che essendo un finanziamento, come è stato detto, ci siano le condizioni per l'istituzione, però quelle che erano precedentemente in difficoltà non sono ammissibili, questo è chiaro dalle regole date dal quadro temporaneo di riferimento per gli aiuti di Stato. Bene, grazie. Sandro Azzori, Confapi, ringrazia Sfirs e Regione per l'ottima iniziativa. Un messaggio anche di Giorgio Del Piano, sollecita un allargamento della platea dei soggetti attuatori dell'ecobonus, mentre la professoressa Maria Chiara Di Guardo, che è prorettore per la ricerca dell'Università di Cagliari, saluta e rivolge i propri complimenti per questa iniziativa e prospetta anche la possibilità di una collaborazione tra il mondo accademico e Sfirs, in particolare per quanto riguarda Sardegna Fintech, per le start-up innovative. Se la professoressa è in linea potrebbe anche prendere la parola. Di Guardo. No? Non c'è, quindi facciamo tesoro dell'indicazione, e il dottor Concas ha già anche memorizzato e nel caso la professoressa ci stesse ascoltando verrà comunque contattata dalla Sfirs. Passerei a questo punto, prima di dare la parola al Presidente Chironi per la chiusura, a due prenotazioni di domande da parte di due colleghi giornalisti. Inizierei con Gabriele Frongia. Sei in linea, mi hai detto che hai mandato una domanda ma io non la trovo, per cui preferisco darti la parola, eccolo in linea, prego. Sì, salve, mi sentite? Sì, perfettamente. Sì, chiedevo al nuovo fondo Sardegna Fintech, per quanto riguarda i giovani start-up con un progetto reputato valido, se in mancanza di risorse proprie, come potranno trovare diciamo un supporto da questo fondo? Grazie. Prego, dottor Concas. Allora, questo tra l'altro era proprio un quesito sul quale si faceva prima un ragionamento con l'università. Allora, per quanto riguarda le operazioni di iniziative in fase di start-up innovativa, che quindi rispondono alle caratteristiche previste dalla legge e dal Ministero sul tema, abbiamo di fatto una via che è quella del debt crowdfunding, ossia la raccolta generale di risorse, dove il 70% viene apportato da Sfirs e il 30% mediante la nostra piattaforma di crowdfunding. Ovviamente si tratta di un'operazione in quella che in termini tecnici prende il nome di early stage, cioè la fase iniziale, la fase nella quale si sta sviluppando il cosiddetto prodotto minimo di il prodotto minimo per l'azienda. Stiamo parlando del momento in cui l'azienda ha un capitale sociale minimo e praticamente non riesce ancora a fare ricavi perché non ha sviluppato il prodotto. Questo significa che Sfirs su questo strumento, Sfirs ovviamente con la regione, è in grado di supportare fino a 100.000 euro. È chiaro che in questa fase il progetto viene valutato secondo criteri che non sono quelli degli ex post, perché ex post non esiste, non ha un bilancio, non ha nessuna indicazione, ha un'indicazione sul futuro. Vi posso dire che noi, ovviamente ancora in fase di piattaforma, in fase di esame, stiamo anche ragionando poi sulla fase successiva.
Quindi fino a 100.000 euro possiamo costruire un percorso di questo tipo. Ti candidi e ti candidi per avere delle risorse dall'altro e vederti valutato il tuo primo progetto. Ovviamente stiamo parlando di canoni e criteri che sono, come dire, differenti rispetto a quelli più tipicamente bancari. La fase successiva è quella che poi ti deve accompagnare in progetti più articolati e complessi mediante un progetto che ti mediante una, la, tutta la fase di pre-money che può essere sempre supportata sul fronte del debt crowdfunding. Nel momento però in cui l'azienda comincia, come dire, a vedere il prodotto finito, il prodotto strutturato, noi abbiamo un caso in via di definizione che tiene conto di mini bond, quindi di finanziamenti, però su un piano economico finanziario, quindi vuol dire che stiamo parlando di operazioni quotate, stiamo parlando di un'operazione complessa che può essere trattata anche per importi un pochino più bassi, più ridotti, ma significa anche avere un advisor finanziario di un certo tipo, significa anche un qualcuno che mi certifica che quel prodotto risponde a certe caratteristiche, quindi siamo nella fase più evoluta. Sulle startup la fase iniziale non è un pari passo, perché la regione ne mette 70, l'altro 30% perviene appunto da capitale privato. Quindi qualunque operazione, qualunque startup innovativa, secondo il termine tecnico, noi la invitiamo a presentarsi sul portale da quando sarà attivo, quindi stiamo parlando fra il 6 e il 10 e ne daremo comunicazione sul sito, ma ne daremo comunicazione anche sui media, e intanto cominciamo a valutare questo prodotto, quindi su un'azienda che è nata ieri, che ha un'idea estremamente interessante e che ha necessità di svilupparla. Bene, grazie. Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato, rivolge un saluto, un ringraziamento per il coinvolgimento e l'augurio di buon lavoro. Chiedo se è in linea il collega Valerio Vargiu. Innanzitutto complimenti al collega Artizzu per aver coordinato questa mattinata molto interessante, considerato che hanno partecipato complessivamente 160 persone. Mi rimane una curiosità, perché tutte le altre sono state ben esposte e le repliche sono state precise. Qual è la dotazione di risorse assicurata dalla regione in questo progetto di fintech, di tecnofinanza? Massimo Concas. Sì. No, stavo guardando i colleghi, ma in particolare il dottor Nasedo, quindi stavo guardando Regione. Comunque le risorse messe a disposizione su questo progetto complessivo arriveranno a 28 milioni di euro, di cui disponibili immediatamente 18, quindi l'obiettivo è quello di mettere in pista immediatamente una decina di milioni di euro che consente di far atterrare operazioni per prestiti digitali e per anticipi fatture per circa 20 milioni. È chiaro che io, quando parlo del 70%, parlo dell'importo massimo che Regione mette a disposizione. L'obiettivo è quello di contenerne un pochino in modo tale di ampliare la platea. Tendo a precisare poi che questi finanziamenti avranno una durata massima di 72 mesi sul fronte dei prestiti digitali, dei lending, mentre invece l'anticipo fatture avrà chiaramente una natura di rotazione intrinseca, che quindi favorirà la rotazione dei progetti e favorirà l'utilizzo delle risorse. Da un punto di vista budget, l'obiettivo comunque è quello di mettere in pista qualcosa come 25 milioni di euro, tenuto conto che andremo a prendere degli operatori privati. Vi posso dire che la nostra piattaforma è convenzionato con un intermediario finanziario che avrà proprio il compito di allineare alle nostre risorse, quindi alle risorse di natura pubblica, anche le risorse private, quel meccanismo di raccolta a cui vi facevo prima riferimento. Non so se ho risposto alla domanda. Molto bene, grazie. Grazie. Grazie Valerio, buon lavoro. Un saluto arriva a tutti i partecipanti da Silvana Manuritta, direttore generale Confapi. I complimenti arrivano da Cosimo Cualbu. Mentre c'è un auspicio più che una domanda che riguarda la possibilità di strutturalizzare questa tipologia di interventi d'emergenza, che di per sé sono emergenziali e quindi legati a una contingenza temporale. Comunque da parte di Sergio Cardia delle cooperative giunge questa domanda, auspicio, non so se questa domanda andrebbe forse rimandata sui tavoli della politica nazionale e regionale piuttosto che su quelli tecnici
della SFIRS, comunque era giusto riportarla. A questo punto, avendo esitato, credo, tutte le richieste di domande e tutte le richieste di intervento, mi pare che sia opportuno avviarsi alla conclusione, se i relatori sono d'accordo, dando la parola al presidente della SFIRS, Tonino Chironi, per il suo intervento conclusivo. Intanto ringrazio tutti i presenti. Ecco, vorrei dire solo una cosa, che dopo la ripresa della continuità aziendale, così come si dice, nel periodo della fase di convalescenza incoraggiante delle aziende e dopo i vaccini vorrei fare un tour in Sardegna, nei territori, ed essere presenti di persona nei successivi convegni. Io sono molto ottimista e ripeto, anch'io ho tutta questa partecipazione, non me l'aspettavo, e ringrazio di nuovo tutti. Grazie Presidente, possiamo allora chiudere qui ringraziando il Presidente della SFIRS Tonino Chironi, i relatori intervenuti, il Dottor Naseddu, il Dottor Carta, il Dottor Concas, ringraziando i 180 operatori del settore che sono intervenuti partecipando direttamente o comunque seguendo i lavori di questa riunione, che ha avuto quindi un riscontro, credo di poter definire, estremamente rilevante, e arrivederci a tutti per una prossima occasione.